Eccoci a questa tavola rotonda, conferenza, convegno sulla lettura per gli adolescenti. Io ho l'onere eh, di portare i saluti istituzionali. Eh, sono Elisa Callegari, faccio parte del Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche e ho la fortuna e il piacere di... Di essere la delegata di questa commissione nazionale eh, Biblioteche per ragazzi e ragazze, eh, di cui fanno parte Giuseppe Bartorilla, Valentina Busso, Silvia Cuppini, Fiamma De Salvo, Anna Maria Di Giovanni, Gabriella Marinaccio e Ida Triglia. È una commissione istituita da poco, questa è la sua prima uscita pubblica, e devo dire che. Mh, hanno svolto un lavoro egregio ed eccellente. E colgo l'occasione di salutare anche la precedente coordinatrice del gruppo che è qui in sala, Caterina Ramonda. E non mi... <ride> Grazie, ci fa piacere appunto eh, di continuare il lavoro che egregiamente ha svolto Caterina e di proseguire anche un po' sulla sua scia, ovviamente con i rinnovamenti che eh, ci saranno con questo gruppo e non mi dilungo oltre perché la tavola rotonda è ricca di interventi, quindi i saluti istituzionali sono, sono conclusi così. Comunque in bocca al lupo anche io lo faccio volentieri a questo gruppo che si sta dimostrando veramente affiatato e fantastico. Bene, mi tocca quest'onere. Anch'io ringrazio Caterina e spero di essere all'altezza eh, con questa nuova commissione. Come vedete, voi pensate di essere in una seria eh, conferenza, ma come vedete sul tavolo, in realtà forse non lo sarà tanto seria. Ma questo lo scoprirete solo rimanendo fino alla fine. Io vabbè, ringrazio Elisa, che appunto come. Vi ha segnalato eh, colei che in qualche modo fa da traduzione tra la, la nuova Commissione e il Comitato Esecutivo Nazionale, eh, l'AIBE è la nostra associazione, eh, la commissione ne è una parte, noi abbiamo provato, cercheremo in qualche modo di sostenere eh, l'impegno delle biblioteche per ragazzi dei bibliotecari e delle bibliotecarie che lavorano con la fascia, nella fascia 0-19 so che a volte siamo un po' alla cenerentola però eh, una cenerentola che produce un sacco di attività, un sacco di azioni e forse mi viene anche da dire sostiene, visto i numeri bassi sostiene la lettura in Italia visto i numeri dei giovani lettori detto questo noi abbiamo sul, mh, eh, sulle sedie eh, avete trovato, troverete Due documenti, uno è la, il documento diciamo così programmatico con i 14 obiettivi che ci siamo posti per il triennio 2024-2026, e in più come dire, una cartolina dove potete, eh, cliccando sul QR code, eh, entrare nel censimento. Eh, perché il censimento? Perché riteniamo che quella dei bibliotecari e bibliotecarie per ragazzi sia una comunità, una comunità numerosa, una comunità che produce tantissimo, che sostiene anche il mondo dell'editoria e della letteratura per, per l'infanzia e per l'adolescenza, ma è un mondo un po' sommerso. Attraverso il censimento l'abbiamo fatto il primo nel 2022 e intendiamo riproporlo con qualche piccola modifica anche rispetto a, alla al fatto che il precedente, il precedente censimento era strettamente legato alla, al post-pandemia. Eh, L'idea appunto è quella di mappare, censire e far sentire ogni bibliotecario e bibliotecaria che lavora con i, con i ragazzi parte di una comunità, come? Attraverso come dire, la, le, le risposte del questionario. Ehm, io non vi dilungo oltre, lascio la, la parola a Anna Maria di Giovanni. Eh, che vi racconta un po' il, il, il censimento, questionario, indagine, sì. insomma, chiamatela come volete, però l'idea è quella della comunità che si racconta. Comunque intanto un saluto a tutti quanti e sono più contenta di essere con voi e di far parte di questa commissione che con la precedente abbiamo tanto eh, iniziato a avviare questo lavoro sul censimento, un lavoro che come diceva appunto eh, Giuseppe permetteva di intanto mappare non solo le biblioteche ma il lavoro fatto durante la pandemia, ma dopo questa esperienza e dopo aver eh, visto i risultati ci siamo posti una serie di domande, domande che in qualche modo andavano un po' a rivedere in parte il questionario. In primis 601 di questionari sono un po' poche rispetto a quello che le regioni ci dicono presenti nelle loro realtà. Eh, basti pensare che l'Emilia Romagna, che ha censito nel, nel 2021 le biblioteche, si dichiara che solo in, in Emilia Romagna ci sono 285 biblioteche, solo per, di servizi per ragazzi o prettamente Dedicate alla fascia eh, 0-19, quindi questo è un dato importante per poter dire che bisogna in qualche modo definire e mh, aumentare eh, la quantificazione di queste biblioteche, come anche la possibilità di definire i servizi. Noi ne avevamo elencati un po', ma invece siamo resi conto che di servizi noi ne facciamo tantissimi presso le biblioteche, quindi abbiamo fatto una carrellata abbastanza ampia di servizi, servizi che in qualche modo vorremmo anche avere il vostro contributo di aggiungerne se ce ne siamo dimenticati alcuni, perché sicuramente ce ne sono tanti che noi non riusciamo in qualche modo a raggiungere, visto che poi l'impegno è di mappare l'intera isola, cioè dal nord fino a tutte le isole, non soltanto a quelle che noi conosciamo bene. E poi ehm, questo eh, ci permette anche di, ehm, di aiutarci a, eh, a dare un volto vero a, e quindi la mappatura diventa un'occasione non soltanto per riflettere, ma anche per permettere proprio di, ehm, a noi bibliotecari di Ehm, trarre spunto perché conoscere le altre realtà ci aiuta a trarre spunto ad approfondire a scoprire altre realtà e anche dopo che a scoprire anche mettersi in relazione per poter poi magari ridefinire il nostro lavoro all'interno del nostro territorio questo è il, il mio piccolo intervento oltre a eh, in qualche modo a suggerire di ehm, di prendere informazioni sul nostro sito e quindi iniziare a mh, compilare questo questionario pensando che questo questionario sarà presente per tutti i tre anni che noi siamo in questa commissione. Grazie. Grazie Anna Maria. Il, come vi dicevo, trovate i 14 obiettivi. In realtà, nel censimento ci sono tutti: ci sono la, il sostegno eh, alla professione, il fatto che, comunque, i bibliotecari per ragazzi sono, come dire, all'interno del mondo bibliotecario e non solo, una professione con eh, un bagaglio eh, di. Conoscenze e competenze specifiche che non hanno altri bibliotecari. Il fatto che, comunque, come diceva eh, ehm, è, è necessario in qualche modo anche eh, superare un po' il divario che c'è tra nord e sud, eh, che è un divario solo apparente, perché poi in realtà eh, ehm. le, ci sono tantissime e interessanti esperienze che vanno anche oltre eh, come dire, classico, il classico, i classici servizi bibliotecari per ragazzi. Quindi in qualche modo farli emergere e poi ovviamente sostenere la, la letteratura qui eh, se poi volete darci un'occhiata abbiamo come dire, una copia del censimento eh, la trovate sul nostro sito www.aiba.it trovate eh, tutte le informazioni c'è una pagina dedicata alla commissione biblioteca e servizi per i ragazzi e le ragazze detto questo eh, la domanda è perché gli adolescenti oggi? Forse la risposta più ovvia potrebbe essere perché sono di tendenza, perché il mercato editoriale in qualche modo ha capito dove andare in qualche modo a colpire dal punto di vista commerciale. In realtà crediamo, e questa è la valutazione che abbiamo fatto come. In commissione crediamo invece che lavorare con gli adolescenti sia spiazzante per i bibliotecari, perché sono un pubblico che difficilmente entra, un pubblico che ha bisogno di spazi identitari, poi lo vedremo con Alberto Rossetti. Un, un pubblico che in qualche modo ha bisogno di essere intercettato, ma eh, dove in qualche modo ci deve essere anche disintermediazione degli adulti. Eh, abbiamo quello di oggi. Per quanto possibile, visto anche il tempo che non sarà molto, però abbiamo cercato di offrire, cercheremo di offrirvi una rappresentazione quanto più possibile del variegato mondo del, delle, eh, degli adolescenti in relazione alla, alla lettura, alla letteratura e anche e soprattutto alle biblioteche per ragazzi. Così avremo eh, due scrittori, Silvia. Eh, vecchini e su alzo che mh, credo che non, ci siano, non abbiano bisogno di presentazioni, eh, ci saranno, avremo due piccole ma agguerritissime case editrici che hanno focalizzato eh, come dire, il, loro, la loro, il loro lavoro sugli, sugli adolescenti e infine, ma qua ci sarà poi la sorpresa, avremo eh, come dire, due esperienze. Eh, bibliotecarie importanti che possono, anche se non mi piace il termine eh, modellizzante che però possono da qui poter prendere spunto. La nostra idea è esattamente questa fra l'altro, a proposito di quest'ultima quest micro tavola rotonda, è quella di costruire un ponte tra tutti i bibliotecari, costruire delle alleanze e anche fare in modo che le biblioteche che hanno più soldi più attività, più servizi, più personale possano in qualche modo offrire spunti anche a chi eh, a ah, piccole ma agguerrite biblioteche senza magari grandi budget. Eh, detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Credo di non, aver, di non essere dimenticato nulla. La presentazione è stata fatta e allora io comincerei, siccome ci sembrava cosa buona e giusta, cominciare a raccontare il mondo dagli adolescenti da chi in qualche modo ne studia, lo incontra quotidianamente. Per cui io invito Alberto Rossetti al tavolo. La scelta di Alberto Rossetti non è stata casuale, vabbè, insomma adesso sembra una piageria, ma in realtà non è così. Eh, il libro Le persone nascono tutte uguali perché manga e serie TV contribuiscono a definire l'identità dell'adolescente è un, come dire, un piccolo manuale legato che dovrebbe essere letto da tutti i bibliotecari e non solo. Perché? Perché in qualche modo eh, ci racconta, Alberto ci racconta eh, come dire, il, gli adolescenti attraverso i loro territori narrativi, come li vivono, come crescono, come, eh, come maneggiano gli strumenti per veicolare le storie. Altra parola chiave che c'è nel libro, le storie e, e i territori narrativi sono un po' il, il, il focus di, di questo libro e, eh, e che in qualche modo ci porta sui nostri territori, bibliotecari, editori, eh, ma eh, non è ancora chiaro, è qua la domanda, eh, come è possibile gestire la questa pluralità di, di strumenti che, che maneggiano quotidianamente. Non, nel libro sono citati i manga, eh, cosa che, come dire, che um, in questo momento è, ha riportato perfino in auge il pubblico maschile nelle biblioteche, nelle biblioteche per ragazzi, ma che sono... Eh, come dire, Molti bibliotecari sono terrorizzati perché non li conoscono, oppure le serie TV, che sono molto lontane invece dal, eh, dal, dallo strumento che noi, boomer, eh, millennial, eh, siamo abituati a, a come dire, dove abitualmente muoviamo le storie. Quindi la domanda è, questa pluralità di, eh, di strumenti, in che modo incide sul loro percorso di crescita, di identità, sulla loro... Ehm, sul loro, come dire, loro essere, la loro singolarità, la parola che, che utilizzi, che mi piace molto. Buona, buon pomeriggio, grazie Io, di scusami, questo ti, invito. Ti Io, ovviamente, non ho presentato Alberto Rossetti, che è psicologo, psicoterapeuta. Si occupa di clinica dell'adulto e dell'adolescente. Ha scritto molti libri. Un altro molto, molto bello è I, I giovani non sono una minaccia, ma di questo poi ne parleremo. Grazie. E, mh, sì, il, le persone non nascono tutte uguali e eh, l'incipit proprio di un manga che è Mairo Academia che è un manga che, che è molto, molto popolare tra, tra i ragazzi e ehm, diciamo che la mia riflessione la mia ricerca a partire dai manga eh, è nata diciamo, nel post pandemia eh, quindi nei mesi successivi eh, a, insomma, alla chiusura in casa eh, perché mi ero accorto di quanto i ragazzi portassero i manga in, in seduta, no? in, durante i colloqui. E, eh, e quindi abbiamo cominciato o ho cominciato a lavorare attraverso il manga no? quindi a chiedere, a parlare dei personaggi a entrarci dentro anche a in qualche modo chiedere loro eh, in che cosa si rispecchiavano che tipo di, di emozioni provassero e questo tipo di lavoro è stato un lavoro che ha consentito no? eh, di, di entrare dentro, dentro loro stessi ehm, allora l'idea che, che mi era venuta in mente e che secondo me è un'idea che mh, voglio dire è sempre molto attuale, è quella di eh, provare a chiederci no, che cosa queste nuove forme, tra virgolette nuove, nuove per tutti noi che ci siamo arrivati e ci, ci sembra qualcosa di nuovo, ma se pensiamo al manga non, non siamo di fronte a un prodotto nuovo, mm, i primi voglio dire cartoni animati giapponesi sono da noi dagli anni 70, no? quindi abbiamo avuto una percezione anche molto sbagliata di cosa è nuovo, diciamo che cosa è esploso ecco, negli ultimi anni. La, la mia questione era capire come questo tipo di storie eh, potessero da un lato raccontare il mondo dei ragazzi e quindi che cosa ci fosse dell'attualità dentro queste storie ho cercato di prendere per questo le storie più moderne no? non andare indietro nel tempo e dall'altra parte in che modo i ragazzi si formavano si formano attraverso queste storie perché è evidente no? che eh, le storie formano e questo ce lo dice il romanzo mh, di formazione: mh. che le storie formino è un qualcosa di assolutamente eh, chiarissimo, diventa interessante capire in che modo ci formano e in che modo queste storie eh, rappresentano, interrogano la, la realtà che, eh, che i ragazzi vivono. E, mh, sulla pluralità, ehm, per quanto c'è una differenza fra il manga e le serie tv mh manga, fumetto, libro e serie tv chiaramente la differenza sta proprio nel tipo di medium da una parte abbiamo eh, il manga che è un fumetto no? quindi si pone a metà tra lo scritto e l'immagine eh, è più accessibile rispetto al libro per alcune fa fasce di, di popolazione ehm, nello stesso tempo è leggermente meno accessibile della serie tv che invece in quanto immagine è il medium più accessibile no, ai, ai, ai ragazzi e quindi mh, il manga diventa molto interessante perché si pone in questa, in questa posizione di, di mezzo poi, scusa, Prego. Sì. poi è molto crossover perché poi il manga non è solo il manga è anche la serie tv il, uh, le anime, il, il, uh, il videogioco, penso a King Hearts Arts assolutamente. Eccetera. È, è qualcosa che e ehm, poi tutto il mondo, anche che, che sta dietro i social network, quindi tutte le varie esatto. i vari, mh, le varie pagine, le varie fan page, le varie fiere, cioè il manga è effettivamente qualcosa che ehm, piace, funziona, no? per, per il mondo dei, dei ragazzi, e ehm, entrandoci dentro, mh, come dire. Eh, a parte che eh, si, si coglie la storia, no? cioè, si va anche un po' a, a recuperare la storia del manga, si va in qualche modo anche a, a rendersi conto della profondità di questo, di questo tema, cosa che invece a volte facciamo un po' fatica a, a cogliere come, come adulti, no? ci fermiamo un po' al, eh, come dire, al, alle ultime notizie, all'attualità e ci facciamo un po' spaventare da, da tutto questo. Eh, ma eh, soprattutto ehm, nel manga il ragazzo trova... Qualche cosa che evidentemente eh, fatica a trovare da altre parti. Mm? Eh, il fatto che ci sia, ehm, tu prima dicevi, eh, ha riportato i ragazzi. In, in biblioteca, in libreria, nelle fumetterie, perché c'era tutta una serie di, di, di persone che in qualche modo erano un po' eh, non, non, non si ritrovavano nell'editoria eh, per ragazzi, diciamo classica, diciamo così, e hanno trovato invece nel manga un territorio che potevano in qualche modo esplorare. E eh, il manga poi è diventato molto più pop rispetto a quello di nicchia di qualche anno fa, e quindi questo ha facilitato anche l'accesso. E per me, questo è un punto importante, no? Ehm, perché può capitare che eh, gli argomenti che vengono trattati nei manga, ed è questo il motivo per cui spaventano anche molto il mondo degli adulti siano argomenti che eh, non si lasciano troppo intrappolare non si lasciano eccessivamente censurare cosa che invece avviene per un altro tipo di, di, anche di, di lettura anche perché non li capiscono sostanzialmente il fatto che si legga da, da destra a sinistra il fatto che comunque, cito il libro il fatto che comunque anche lo, lo sfasamento rispetto all'idea quindi molto occidentale, del tempo, che in qualche modo è invece tutto collocato molto sul personaggio. Quindi proietta altrove, proietta in, un, in una realtà molto differente, pone delle questioni che eh, in qualche modo mh, spostano il baricentro del ragazzo, no? anche il tema della sessualità, eh, come viene affrontato nel manga, come viene rappresentato, come viene raccontato, è un tipo di racconto che sposta rispetto a come siamo abituati no? in qualche modo a, a affrontarlo e a vederlo. E, eh, dunque il diciamo, il ragazzo ritrova in quel tipo di lettura un qualche cosa che, ehm, come dire, eh, è differente da quello che eh, vive. E secondo me questo è un punto centrale no, della, della lettura, e eh, della letteratura per ragazzi, cioè se si ritrova riprodotta la realtà che già si vive... In qualche modo che senso ha leggere? Mm? Se invece io leggo qualcosa che mi proietta altrove, mi fa interrogare, mi fa fare delle esperienze positive, negative, mi fa chiedere mm, come mi posiziono rispetto a quella determinata storia, a quella determinata situazione, il tutto diventa di nuovo è finalmente interessante e questa cosa come impressione, stando sempre sul fumetto giapponese, avviene molto anche proprio per, ehm, per questo diciamo, spostamento, questa proiezione altrove che fa questo, questo fumetto. Eh, L'altro, ovviamente da bibliotecario, la domanda non, po non posso non, non fartela. La leggo alle serie televisive, una delle cose che mi dicevano, mi segnalano amiche libraie è che ad esempio a fronte della visione di intere serie televisive, soprattutto legate al mondo del romance, eccetera, ragazze e ragazze, soprattutto ragazze, vanno eh, in libreria e comprano i libri. Allora com'è com possibile in uno scenario così articolato, così ricco dal punto di vista degli strumenti? Eh, appunto, fumetto, eh, videogioco, serie televisiva, inserire il come dire, infilarci il libro, la lettura, cioè qualcosa che è molto più faticoso dal punto di vista perché richiede un un'inversione sicuramente di differente? Ma io non lo inserirei, cioè non, non cercherei di giocare su un piano di competizione, no? cioè, eh, come fare per in qualche modo eh, superare o il libro o tornare un po' nelle, nelle tasche, dei, de, nelle mani, negli zaini dei ragazzi, um, ma considererei, eh, metterei un po' da parte le serie tv, perché secondo me è un argomento che comunque ci sposta un po', eh, considererei il fatto che anche con la lettura di un fumetto, anche con la lettura di un fumetto giapponese, il ragazzo si ferma. Il ragazzo entra in una libreria, entra in una fumetteria, entra in una biblioteca, là dove ci sono i fumetti all'interno delle biblioteche, um, si ferma, si uh, incontra altre persone, rimane legato no? al mondo del, uh, de de della parola scritta, del libro, alle pagine e um, in qualche modo può essere che il manga funzioni da ponte. Tra una preadolescenza e poi un'età adulta, no? eh, mi viene in mente una, una ragazza che era una grande lettrice di, di, di manga durante tutto il suo periodo di crisi adolescenziale, più forte, e che verso la fine insomma, di questo periodo di crisi ha riniziato a leggere i libri. Quindi eh, mi sono proprio immaginato come se il manga ave, l'avesse tenuta attaccata a queste storie, le avessero permesso in una lettura anche più leggera no? di affrontare tutta una serie di questioni che la riguardavano, e poi le è tornata voglia di leggere di leggere un libro eh, che effettivamente richiede un po' più di fatica, un po' più di impegno, eh, che mh, ecco, non sono cer certamente due mh, elementi centrali, no? non tanto dei ragazzi ma della nostra società, cioè fermarsi, leggere, mh, richiede quel tipo di sforzo che oggi... Tutti cerchiamo un po' di eludere, mm, secondo me il tema va un po' allargato, eh, è bella la copertina del libro, poi diventa più faticoso leggere il libro, ok, entrarci dentro, eh, ma ripeto non riguarda solo i ragazzi questo, secondo me è un argomento molto più, più generico. E allora benvenga no? se il ragazzo comunque continua a leggere, continua a appassionarsi alle storie, continua a interrogarsi, perché di fatto rimane lì, rimane, rimane legato, ecco, non andrà in competizione con, con ciò che in qualche modo funziona magari con altre cose sì se penso al, uh, ai social se penso a, a un certo utilizzo dei social o se penso appunto alle serie tv ci sono delle questioni che possono essere più critiche ma eh, là dove se stiamo sul fumetto non, non ci vedo elementi di criticità, anzi ci vedo una possibilità no, di poter raggiungerli di poter stare con loro in altri modi ok La Ovviamente l'altra la, la, domanda eh, che sorge spontanea, ma che sorge spontanea per tut, tutti gli altri interventi, ovviamente è ovviamente il ruolo degli adulti. In questo momento eh, come dire molta, ci sono mol, molte riflessioni, molto, molto dialogo sul tema degli adolescenti in biblioteca e non solo. Eh, allora, ripartendo dal tuo libro, i giovani non sono una minaccia, eh, spesso... I bibliotecari i bibliotecarie sono un po' terrorizzati dall'idea di avere gli adolescenti perché sono cacciaroni ormonali, eh, fanno casino, hanno bisogno di spazi loro, eccetera. Allora ti chiedo, alla luce anche poi di, come dire, del, del, della lettura del, del tuo libro, dove ci sono tantissime esperienze di ragazzi su, su tanti temi, quale co, qual, qual deve essere la posizione dell'adulto rispetto? agli adolescenti, come ci si deve porre senza essere normativi, fintamente giovanilisti eh, e in particolare le, le, nelle biblioteche ovviamente. Ma eh, diciamo che il sottotitolo... Quando, dei... Scusami, parlo, quando ovviamente, visto che uno dei nostri ruoli è quello di promuovere la lettura o se vuoi le letture usando il plurale, visto i, gli studi, come dire... I veicoli dove, dove incontrare le storie eh, il sottotitolo dei giovani non sono una minaccia, è certo. anche se fanno di tutto per sembrarlo, cioè eh, Io dire, come se dire, dire. Che avresti detto tu. Quindi <ride> diciamo che è, è evidente no, che il giovane, eh, che l'adolescente è scomodo. Eh, che l'adolescente in qualche modo eh, mette in discussione l'adulto. In una fase, eh, se pensi ai genitori, in una fase della vita in cui l'adulto è già in discussione. Per altri motivi, no? il, il genitore incontra l'adolescente intorno ai 50 anni oramai: no? 45-50 anni, quindi in quella che viene chiamata una crisi di mezza età. Quindi, voglio dire, si incontrano due crisi: quella adolescenziale e quella genitoriale, quella del mondo adulto. Quindi un pasticcio. Quindi eh, c'è una, un, una fatica e, e l'adolescente provoca, l'adolescente ci mette in discussione. Um, e quindi la Tentazione che noi abbiamo è quella o di respingerlo o in qualche modo di eh, eliminare il conflitto mettendoci dalla sua parte, no? sono le due. Diciamo derive a cui dobbiamo un po' fare, fare attenzione. Perché eh, in un caso lo buttiamo fuori e ci poniamo insomma in una posizione di superiorità e nell'altro caso, invece, eh, nel, nello stare accanto a lui e fare tutto quello che fa lui, non gli diamo neanche l'occasione di, di opporsi, di, di in qualche modo differenziarsi dal, dal mondo adulto. Perché proprio così? No? Ha bisogno di questo. Allora, secondo me. Come si sta di, di fianco di fronte a un, a un ragazzo adolescente ed adulto? Chiaramente cambia il tipo di ruolo eh, che, che, una che i vari adulti possono avere e um, quello di uh, dire una parola che può sembrare banale no? cioè quello di guida e, e di, di chi accompagna perché mm, noi utilizziamo molto la parola ascolto, no? ascoltare il ragazzo ascoltare i ragazzi um, riuscire a stare vicino, però è molto complicato no? fare questo tipo di, di lavoro con, con i ragazzi, perché la tentazione è sempre quello di ascoltare per poi in qualche modo rimettere nel posto in cui volevamo rimetterli noi. Uh, invece porsi in una posizione di guida, di accompagnatore è chi eh, in qualche modo si pone accanto e eh, a partire da quello che sente fa anche delle proposte. Um, a volte noi possiamo utilizzare gli strumenti dei ragazzi in maniera strumentale, mh, cioè sapendo che li stiamo utilizzando. Per arrivare da un'altra parte. Possiamo accettare di eh, fare un, un, qualche, un gruppo di lettura su, su qualche, eh, sui manga che magari. Insomma, non, non ci interessano più di tanto, ma in questo modo li, 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 li teniamo lì, li prendiamo lì, ehm, sapendo che stiamo utilizzando anche quello strumento che a loro piace per veicolare altri messaggi. Quindi secondo me è un po' questo, eh, questa possibilità no? di mh, saperci, saper stare vicino, saper cogliere le questioni e poi saperci anche un po' astrarre. Per fare delle proposte. Però il problema è che spesso gli adolescenti non vogliono avere adulti vicino. questa è il, la, la domanda eh, che secondo me qua sta il quid nel momento in cui lavori con, con gli adolescenti, che loro non, non, non ti vogliono. Quindi il problema è che le tue strategie, quello che dicevi, l'idea di utilizzare anche strumentalmente i manga piuttosto che, a che altro, rischia di tornare indietro come un boomerang. però perché eh, passi come un dispensatore di sole, come direbbero, come direbbero a Roma. Eh, sì, forse quindi, dipende anche un po' dal tipo di... Non sempre. tieni presente che noi partiamo da un punto di vista che è già comunque marginale, che è quello del mm. luogo che contiene libri. Certo, in questo momento stiamo cercando di trasformarlo in un luogo che contiene storie, Storie che, sono, mm. oh, che possono essere sui dentro i libri, che possono essere dentro i fumetti, che possono essere eh, in video, in audio, ma che sono anche le storie di chi entra in biblioteca. Questo è un po', scusami, di, cui, di chi, sta in, uh, in, uh, uh, chi entra dentro la biblioteca. Il rischio però, appunto, è quello di non riuscire a intercettarli, sapendo che già sei perdente, sei individuato già di tuo come qualcuno che in qualche modo. Sta cercando di vendere qualcosa. Secondo me, se, cioè, non è del tutto vero che i ragazzi... Proprio no, proprio proprio, proprio, no, 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 neanche tanto in realtà. <ride> no, io no, non sono così convinto che i ragazzi non vogliano l'adulto accanto. Chiaramente, mh, i ragazzi hanno bisogno dei loro spazi, questo assolutamente sì, e nella nostra società, di nuovo, glieli stiamo togliendo pezzo dopo pezzo, quindi mh, dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto qua, però dipende anche da, ehm, insomma, da come quell'adulto si può porre no? rispetto a loro. È chiaro che se in biblioteca trovano l'ennesimo genitore che li controlla a casa e che li controlla anche in biblioteca diventa un problema, mm. eh, se a scuola trovano invece con una professoressa una mamma è un problema, perché la mamma ce l'hanno già a casa e devono scappare di casa, no? cioè, quindi dipende anche un po' da come... Proviamo a funzionare e far funzionare anche eh, le, le nostre funzioni. U ultimamente c'è spesso questa idea no, di dire da papà, questo lo usano molti politici. Salvini lo dice sempre, anche la Meloni: da papà faccio così, da mamma faccio così. No, cioè proprio no, nel senso che. Da papà e da mamma eh, fai il genitore, altri. ma da politico per favore non fare né il papà né la mamma. Allora cerchiamo di, di non fare i papà e le mamme no, dei ragazzi che entrano in biblioteca. Questo cosa significa? Che eh, possiamo viverli con maggiore distacco, con maggiore distanza, possiamo accettare maggiormente mh, che non ci piacciono, mentre facciamo molta fatica a accettare che un figlio non ci piaccia. Ma se non è figlio nostro, non ci comportiamo da papà, può anche non piacerci e in quel non piacerci forse possiamo trovare no, qualche cosa di, di particolare e di unico in quel ragazzo lì quindi secondo me il primo punto è farli rientrare una delle esperienze che mi è capitato di, 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 di fare portando in giro questo libro in varie biblioteche è stata la scoperta, che dirò una cosa banale qua a tutti voi, che molti bibliotecari dicevano appunto di avere eh, rivisto ho visto per la prima volta dei ragazzi che non avevano mai visto anche in paesi più piccoli entrare in biblioteca. Quindi questa è stata già la grandissima cosa, vederli, vederli muovere un po' tra le corsie. Quindi intanto facciamoli entrare, Ut utilizziamo queste storie come esca, ma non è solo un'esca, perché comunque c'è un problema anche eh, economico dietro: no? nel senso che ai ragazzi piace collezionare i manga parlando di questo, ma gli piace anche poterli leggere e poterli poi, insomma, a volte li leggevano e non li portavano neanche fuori, no? in 20 minuti finivano il numero, quindi era anche molto rapida la cosa. E poi secondo me i ragazzi eh, li, li teniamo agganciati se gli diamo dei ruoli se gli diamo degli incarichi, se li facciamo partecipare, eh, se gli affidiamo qualche cosa, no? eh, se in qualche modo vogliamo tenere tutto sotto controllo, essere noi che dominiamo il tutto, probabilmente li perdiamo dopo poco. Se invece accettiamo eh, di lasciare qualche pezzo e di dare loro qualche spazio di responsabilità, di un gruppo, di un, uh, di, 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 della scelta dei temi, di, di quello che, che ci può venire in mente in un'ottica un di partecipazione, secondo me i ragazzi hanno molto molta voglia di, di partecipare no? questa è un'esperienza che un po tutti anche fuori dalle biblioteche raccontano no? che se poi ragazzi gli dai un ruolo cambia completamente anche il come loro curano quello spazio certo, ma infatti questo è una delle poi lo vedremo questa è una delle ragioni per cui c'è questa tutto questo eh, insomma lo vedremo che poi eh certo. è uno dei mood eh, delle biblioteche insomma un'ultima un battuta è che se dovessi consigliare una serie televisiva e una, una serie manga agli adulti per raccontare il mondo degli adolescenti non mi piace consigliare, lo so però <ride> anche però diciamo perché non credo di avere tutta questa esperienza. Diciamo che ehm, secondo me se uno vuole, vuole entrare nel mondo dei manga e lo vuole fare eh, stando su quelli che sono gli Shonen, che sono i manga adolescenziali e quindi non il manga dell'adulto certo. eh, a me perché poi è molto personale, a me ad esempio Mairo Academia che Sapevo. per questo sono partito mi è piaciuto molto, infatti ne ho parlato tanto nel libro perché mi aveva molto, molto preso, molto mi ha molto piaciuto e, eh, e le serie TV è chiaro che quelle che piacciono agli adulti non sono probabilmente quelle no, che no, piacciono no, ai ragazzi, no, 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 diciamo per noi, no, non proprio in qualche modo che possano essere uno strumento anche per riuscire a riflettere sul sulla relazione con l'adolescente in biblioteca. Allora, io ho apprezzato molto Scam, che è Scam Italia, eh, che però non piace tanto ai ragazzi, ho scoperto. Però è una, oh, non tutto, è una serie che io ho apprezzato molto, no? quindi eh, affronta le tematiche adolescenziali, le tematiche dei ragazzi eh, in un'ottica un che secondo me per l'adulto è, è molto intrigante e ti fa tornare un po' alla tua adolescenza secondo me è un po' questo che dobbiamo fare quando ci rapportiamo i ragazzi e tornare indietro nel tempo ricordarci di essere stati ragazzi anche noi eh, sforzarci no, di fare questo, questo passo indietro che strutturalmente quando finisce l'adolescenza smettiamo di fare quindi è proprio dobbiamo insistere allora effettivamente guardare leggere qualche cosa che parla di adolescenza ci può facilitare questo ritorno insomma, in quei panni Ok, di un quindi Mairo Accademia e scam. e scam. Bene, che dire, grazie di cuore, forse avremmo voluto continuare, ma il tempo è tiranno. Io ringrazio Alberto Rossetti, io, io continuo a ripeterlo, può sembrare piaggeria, ma non lo è. Secondo me i bibliotecari dovrebbero leggere le persone non nascono tutte uguali, ve lo consiglio caldamente. Grazie, grazie, grazie di cuore. Bene. Mi devo spostare? Aspetta che faccio un. Una... Così, damblè. Allora, ovviamente. Ciao, ciao. Bene, come vedete. Il secondo, la, la seconda micro tavola rotonda, perché l'abbiamo pensata eh, insomma, come una, un, un dialogo, una chiacchierata, l'idea era quella di farvi arrivare tutta una serie di suggestioni e di come dire, buone pratiche attraverso come dire, il dialogo. Quindi come avete visto sul, come dire, al tavolo abbiamo Silvia Vecchini, su Alzo... E... <ride> Eh, Silvia Cuppini. Scusate, un Anche eh, su questo non importa no, se cioè, non, è cioè, scusa. non è necessario dire, dire molto se non è appunto. È stata una mattinata complessa. No, Silvia è <ride> bibliotecaria componente della, della commissione eh, bibliotecaria di Pianoro, qui, qui non molto lontano. Qui Noi siamo molto felici di avere Silvia. Antonio o Swalzo come preferite. Eh, L'idea era quella di raccontare insomma, un fil rouge tra eh, quanto ci ha raccontato prima Alberto, soprattutto sui nuovi territori, sui territori che frequ frequentati i ragazzi, e chi meglio di Silvia e Antonio, insomma, che frequentano fumetto e poesia, per esempio, possono raccontarci. A moderare l'incontro c'è eh, Silvia e io mi taccio dopo aver no, vabbè, già fatto puoi... questa figura. <ride> puoi parlare, puoi intervenire, ma poi io... io non ho se volete vi presento, ve li presento, mi sono fatto, cioè, insomma, come vedete, ho un elenco di, di cose, insomma, però credo che non abbiano bisogno di presentazione. Me ne darete atto su questo. Sì, la lascerai più tempo possibile. Ci lascio. A... Cogliamoli di sorpresa. Esatto. Di sorpresa. Ah. Ad, ascoltare... Ah, okay. so di... Ad ascoltare le voci, traccio soltanto molto velocemente un'idea di, di questo dialogo, di questo incontro, prendendo spunto da, di, da due parole ecco, che che ho appuntato dopo, eh, dopo l'intervento di, di Alberto Rossetti eh, ovviamente mi ero, mi ero preparata tutt'altro ma va bene molto meglio così la prima, eh, la prima parola è quella dei linguaggi si parlava di linguaggi ovviamente nuovi eh, ma, ma non necessariamente nuovi anzi quasi eh, ancestrali, la poesia e il disegno sono tutt'altro che, che linguaggi nuovi, il fumetto certo lo è un po' di più però insomma eh, l'arte in generale è, è, insomma, è ancestrale, ma credo che sia proprio un linguaggio adattissimo per parlare dell'adolescenza perché è un linguaggio verticale di svelamento che, che consegna ai, ai lettori una chiave delle, delle possibili chiavi perché poi eh, il fidarsi di, di noi è. In non consegnare una soluzione, ma forse soltanto dei, dei suggerimenti. E, e quindi un, un linguaggio di, due linguaggi di, di, di svelamento che sono nelle vostre mani preziose e su cui non si può dire il perché, perché ovviamente la vostra è un'ispirazione artistica, quindi non è un linguaggio che scegliete, però il, del come se ne può parlare, cioè come questi due linguaggi si, av si possono avvicinare al mondo dell'adolescenza, lo possono raccontare, possono eh, consegnare delle, delle parole che, che possono tutto per citarvi, insomma, che, che possono aiutarli a raccontarsi. Questa è la prima cosa. Eh. la Ah, ok. <ride> no, intanto grazie de dell'invito, ci faceva piacere insomma, a partecipare, a portare il nostro, mh, il nostro pezzettino di percorso. E, mh, sì, mh, allora, intanto noi per uh, parlare insomma, con i nostri lettori, per raggiungerli per, uh, dentro questo tempo così mh, complesso. Mm mutevole insomma che è il percorso di crescita dell'adolescenza in realtà proviamo tutto ecco, proviamo tutto <ride> quindi proviamo siamo tutto. <ride> no, uno perché siamo curiosi ci piace la creatività ci piace esplorare quindi viene anche proprio dalla nostra eh, esigenza no? mm, anche di accordare quello che vogliamo raccontare con il linguaggio eh, giusto, che, ad, che aderisce meglio a, a quell'impronta no? che, che la storia ha già un po' mh, impresso dentro di noi, allora diciamo come facciamo a restituirla a questi lettori? È un romanzo, è un fumetto? non C'è mai una scelta a priori, mm. lei comincia a scrivere e fino a che io non glielo strappo, magari <ride> è, un, è, è destinato a, a essere un lavoro in prosa semplice. Poi invece a un certo punto si accendono. Delle lampade e, e si comincia a vedere qualcosa di diverso, allora diventa un fumetto. Magari. E, andiamo, e andiamo a esplorare. Nel senso, è proprio la, la storia che ci suggerisce eh, anche la forma con cui vuole essere scritta. Noi in questo ci mettiamo mm -hmm. molto, in ascolto, eh, molto in ascolto della storia. Il fidati di me. È, è molto, noi lo sentiamo molto in questo, perché c c abbiamo molta. Fiducia che le cose si spieghino eh, molto la, bene se non le sta ascoltando. Il campo della fiducia ci, ah, ci sì, è piaciuto per questo modo. titolo, perché in realtà noi eh, diamo fiducia alla storia e pensiamo che la storia, ha, se, se vale la pena di raccontarla, non tutto quello che ci viene in mente è una storia mh, che deve per forza essere raccontata, mm. quindi <ride> eh, no, non tutto. Ecco. Però quella che rimane dentro di noi e continua a lavorare ci suggerisce anche una forma, quindi noi ci fidiamo di questa forma, eh, provando dicevo, anche linguaggi diversi. Eh, poi in realtà, quando abbiamo scelto questa forma, il linguaggio con cui vogliamo raccontare, poi in realtà ci fidiamo del lettore quindi non, mh, non rinunciamo né eh, sul, non, non arretriamo, diciamo, né sul piano dei temi. Che dentro i nostri libri poi i ragazzi possono cioè trovare Sono convinti che non esistano temi, da ma solo modi per dire le cose. Assolutamente sì. E, mh, diciamo, in quel senso, e poi anche nella, nella fiducia della mh, loro capacità di interpretare quello che noi scriviamo, disegniamo o raccontiamo eh, per quello che in quel momento eh, riescono ad accogliere. Va bene. Quindi c'è anche il. Mh, Insomma, sono, sono anche storie che sono un po' stratificate, quindi certo. il lettore un pochino più giovane, quello un pochino più piccolo. Abbiamo questa, almeno, idea, poi se ci riusciamo, non lo so, di fare delle cose che abbiano degli strati, perché poi, come dicevo anche prima, no? c'è l'idea di riprenderlo, rileggerlo, magari in quell'età quell rileggerlo vuol dire essere cambiati completamente sì. la prima volta, no? e magari ci trovi ecco, un'altra un scala, un altro accesso che già c'era, che non ti comprometteva la comprensione se tu non ci arrivavi, ma era lì. E perché da lettori sono le opere che ci hanno più impressionato, che ci sono più rimaste, quelle che riprendendole cominciavi a, a sciogliere altri nodi che c'erano, ma lì per lì non avevi... Eh, non erano per te perché era un'altra parte. Poi anche perché proprio per esperienza e per frequenza, soprattutto con i fumetti, sappiamo che se noi facciamo un fumetto per... Eh, adolescenti, 13-14 anni, è un fumetto e quello finirà se c'è una famiglia che ha altri figli, finirà nelle mani anche degli altri. Certo. E allora ci piace pensare che ci possano essere dei modi pure per far anche, entrare anche... Sì, non solo perché hai un fratello più piccolo, oppure, ma noi abbiamo visto anche a scuola esatto. che viene, da, da, è un fumetto, allora c'è poco testo, ci sono tante immagini, allora mh, è, anche, è associato a un'età precedente rispetto al lettore che eh, pensavamo di raggiungere. Allora, in questi anni mh, abbiamo fatto delle cose in maniera molto naturale, di intuizione, e molto spesso nei nostri mh, fumetti ci sono dei, dei ragazzi grandi. Sono o I protagonisti che, sono... che si incastrano sempre con qualche altra Poi fascia. Poi c'è qualcuno che parte. è ancora nel, nel giardino dell'infanzia, <ride> in, in un altro spazio. E questo sia perché eh, appunto, può essere letto anche da un bambino più piccolo, una bambina più piccola che si accorda con quel personaggio, ma anche tenendo presente che eh, i ragazzi quando crescono fanno delle grosse fughe in avanti e delle de de marce indietro eh, importanti, cioè tornano, desiderano anche tornare un po' indietro, aspettare, poi arrivano in avanti in esplorazione. Quindi in uno stesso lettore in realtà noi abbiamo delle sfumature diverse. Cioè, sì, è un, eh, sono lettori molt, mh, insomma, mh, molto interessanti per noi no? e, e pensiamo, ecco, il fumetto in questo caso, oppure la poesia, oppure mescolare dei linguaggi, no? siano dei tentativi mh, che per noi sono molto, mh, insomma, molto interessanti, ma prima tu parlavi di ling linguaggi che sono tra, tra linguaggi nuovi, linguaggi che ci sono da sempre e. Allora, forse eh, per noi vale l'idea che, mh, per me la poesia in particolare, per Antonio il fumetto, ehm, sono linguaggi che noi utilizziamo da sempre e che li abbiamo anche scelti, sì. e li abbiamo anche scelti proprio... Quasi subiti, qua direi, <ride> <ride> non c'era sì. verso di fare altro. Sì, non c'era sì. modo di... Ehm, però che ci chiedono costantemente di farli nuovi, perché lettori... Sono, sono nuovi eh, e, e noi quando scriviamo eh, o, o disegniamo, lo illustriamo per loro, raccontiamo per loro, sentiamo l'esigenza di, di fare quella cosa come se fosse proprio la prima volta. Quindi abbiamo l'idea che avere questi lettori eh, solleciti anche la, nostra, nostra, ricerca la anche. nostra ricerca, la nostra ispirazione a, mh, a rinnovarsi. Non, mh, Dicevo, no, non scriviamo tutto quello che ci passa per la testa, ma le cose che hanno una grande energia per noi hanno una grande energia e che ci danno la possibilità di fare questo viaggio: che è scrivere e eh, insegnare. Anche perché disegnare la a lungo. motivazione <ride> per stare tre anni a disegnare una cosa cioè, cioè, deve essere veramente fuori. sì. sì ci, ci trovo anche molto del, del nostro lavoro, del lavoro, del lavoro degli, di tutti gli mm -hmm. operatori no? che sono intorno a questo tavolo. No? Un po' è che, che è quello. Io penso che se dovessi dire perché un ragazzo, io sono una bibliotecaria, si deve fidare di me, forse è proprio per la, cioè la, la passione, la selezione che cerco di fare quotidianamente nel trovare... Quello che per me mm -hmm. può essere l'eccellenza, proprio perché nell'eccellenza ci possono essere tempi differenti, mm -hmm. sguardi differenti, anche profondità diverse. Sì. Ed, è, ed è quello che secondo me segna proprio la distanza tra eh, un'opera un, 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 di, 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 di uso quotidiano invece di quello che poi rimane: può passare dalle mani di uno all'altro, rimane nella classe, può essere. Mm -hmm. può es è quello, insomma, la. La bellezza credo che sia proprio, proprio quella cosa lì, insomma, quella che la rende sì. un po' senza tempo. Ecco. Per, um, eh, per noi, anche questo appunto dicevo: il, il tema della fiducia, per noi, insomma così come, come tema al, al centro del rapporto con, il, con i nostri lettori, è anche ehm, il fatto che non vogliamo eh, raccontargli delle bugie. Mm. Ecco, quindi è una, una specie di, di patto tra di noi, per come sentiamo le storie, e, e quindi, come diceva Antonio, c'è solo da capire come, sì. come poi mh, andare a raccontare. Cioè, Però noi ci, si ci siamo dati del, mh, de, no, dei limiti, insomma, de, 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 delle basi, per cui sempre dire la verità, ma mai il cinismo. Per noi è una cosa. Cioè, stiamo parlando con. Uh, con delle persone a cui possiamo risparmiare questa cosa, secondo me. E, però non vuol dire che ci sono gli happy ending o le favolette, oppure appunto, cioè, noi a volte siamo, sì, ci, ci troviamo invischiati in, molto in questa cosa perché no, non, non sentiamo di dover appunto raccontare col cinismo, con un nichilismo che, che a volte potrebbe anche essere utile commercialmente. Eh? Eh, per colpire eh sì, um, perché insomma, per è, essere... è, è più facile dare un bel cazzotto dritto che, che, che raccontare come poteva arrivare quel cazzotto. E, e però di contro non, non riusciamo, a, appunto, ad andare lì a, e, e vissero felici e contenti. Insomma, ad esempio, nella, eh. mh, facciamo spesso questo esempio: nella zona rossa, che è un fumetto che è un fumetto che. Eh, racconta il terremoto, ma anche i terremoti che anche durante l'adolescenza si, si possono incontrare. Eh, allora è stato tradotto negli Stati Uniti e si erano molto stupiti. La recensione che era uscita eh, che, mh, diceva che non avevamo. Ha Usa, usato il terremoto per far vedere le catastrofi ma eravamo arrivati un minuto dopo e per parlare di altro e per loro sembrava come se avessimo rinunciato a un Beh, gol a porta no, vuota no? il film <ride> <la catas> <ride> dice, eh, era, ah. dice, però come anche colpisce senza, questa cosa anche senza utilizzare cioè andare, andare diretti ad esempio noi non abbiamo non abbiamo, mh, abbiamo solo accennato al tema delle, de, de, di persone che hanno cioè, hanno perso la vita, era subito dopo il terremoto del 2016 di Amatrice e eh, le scosse successive, quando il terremoto è, è venuto ancora più vicino a noi: Norcia. E non avevamo intenzione di scrivere niente, però in realtà molti sfollati di Norcia sono venuti ad abitare nel paese dove abitiamo noi, perché era autunno, c'erano dei residence che erano vuoti, degli alberghi vuoti, e quindi questi bambini, questi ragazzi sono arrivati in pigiama. Ci con... Si sono trovati in mezzo ai racconti. E questo. sono entrati a scuola anche con i nostri figli, hanno vissuto la, la vita del nostro paese, allora c'era stato chiesto, alla fine abbiamo detto, abbiamo detto beh proviamo. Dicevo, senza dare conto delle cose più dure, più crude, eh, noi abbiamo tenuto un personaggio che era il cane, che viene cercato, non viene trovato per tutto il graphic novel, tutto il fumetto, e alla fine viene mh, ritrovato sotto le macerie. Allora, per i bambini e per i ragazzi, è un momento molto commovente, molto. Non bastava. Posso. Ecco, Basta quello. Sì. E, e, sì, e, an e per loro era anche, anche anzi ce lo rinfacciano quasi certo. costantemente bene, però, per era era per dire, era però per noi era per dire diciamo però la verità la facciamo passare attraverso un personaggio a cui nemmeno sei affezionato perché senti che qualcuno lo cerca non si vede mai e non, si, vede nei sogni. No? si vede come un, un sogno mm. però per noi era salvare un pezzettino di verità come chiudere il, come chiudere il fumetto e dove ancora ci un anno sono... dopo è tutto uguale ci sono cioè, le macerie, c'è cioè, il cioè, sole sulle macerie ci sono i fiori capiamo che qualcosa che forse... sta mm, pian piano no? eh, tornando forse alla normalità ma il passaggio è sempre quello eh, perché non potevamo fare un paese che era ricostruito non potevamo dire che era andato tutto bene che era tutto a posto perché sappiamo che invece sono dei tempi molto lunghi molto lunghi quindi quello per noi era dire una era dire una bugia, allora dice, abbiamo detto, forse la nostra storia porta a un inizio di ricostruzione nelle persone, ma il paesaggio è ancora quello dove ci sono e che percorre tutto il libro, dove ci sono ancora delle, delle macerie. No? Quindi questo... Ecco, Penso che la, la, la verità, l'onestà, eh, si possa, insomma si possa mettere in campo con la seconda parola che avevo individuato che è quella del rispecchiamento, mm -hmm. cioè, perché eh, l'unico modo per trovare un aggancio possibile con, con i ragazzi è quello di, eh, dare, di, di mettere lì un, un pezzettino di noi con, con il quale con cui loro possano eh, appunto rispecchiarsi, agganciarsi, trovare proprio una chiave per descrivere, per trovare un racconto di sé che non è esattamente uguale, però eh, insomma, mh, li fa loro capire che qualcun altro c'è passato, ecco, con quell'onestà e con quella eh, chiarezza che, di cui parlavate, ma ci vuole anche tanto tanta fiducia, perché poi parlare di sé non è così non è così banale, non è così così scontato. Quindi la richiesta era c'è tanto di voi, insomma, però com'è questo, questo mettere eh, voi stessi, insomma, nel, perché più ci si, penso no, che più ci sia del nostro, più ci sia del nostro onestamente nei libri che scriviamo, in quello che facciamo, più lì un adolescente trova quella verità mm -hmm. e la sente e ci si affida. Ecco. Eh. Ma eh, intanto sì, c'è cioè, del nostro che fortunatamente ci obbliga a rimanere. Lì eh, io ho sempre detto che per, per fare questo tipo di storie per parlare ai ragazzi eh, tu devi rimanere, non può essere una cosa che tu puoi tenere di passaggio o dici adesso faccio una cosa per i ragazzi, faccio una cosa per le ragazze. Mm. Eh, è proprio un terreno in cui tu devi rimanere, che poi a un certo punto ti accorgi che rimanendo, in qualche maniera eh, ci ridiventi eh, mm. e c'è un po un arresto della crescita. Diciamo. <ride> eh, però eh, è interessante perché a quel punto tu riesci a sentire delle cose che effettivamente non, non sono più date dopo un po'. Eh, non è facilissimo, ci vuole, ci vuole ecco, fiducia in se stessi, ma anche, ne, come diceva Silvia, nei lettori, però è, è, una, è una dimensione che tu devi eh, non ricostruire, perché non si mm, può. No. Eh, devi mm. rimanere, ecco, in qualche maniera devi trovare in modo di rimanere. Sì, io penso che un po' venga anche dal fatto che, um, insomma... Entrambi abbiamo mh, lavorato tanto per rimanere dentro qualcosa che ci ha appassionato proprio l'adolescenza. In quel punto lì. Cioè noi cioè, noi... È... Io ho incontrato Sualzo che aveva 23 anni mm. e faceva i suoi scriveva e faceva i suoi fumetti, io già scrivevo in versi, scrivo piccoli racconti. E la prima cosa che ci siamo scambiati sono stati. E, insomma, i nostri, le, le cose che scrivevamo, che, che, no, che creavamo e che erano già, iniziate, erano già iniziate prima. Quindi, diciamo una fedeltà a qualcosa che ci ha, ehm, che ci ha visto, a, a, a visto crescere anche noi e ha lasciato, no, ha lasciato una traccia, un punto di contatto. Quindi, per noi è stata la, la scrittura o il disegno, ma noi incontriamo dei lettori che proprio in quegli anni si stanno guardando attorno e stanno sentendo che cosa fa per loro, no? Quindi non ci interessa che tutti scrivano, che facciano fumette, anche noi no. se non portiamo questo. Però ci piace stare con, con qualcuno che ci rinnova questo... È stato nascente, no? Eh, è, bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Non sì. solo una cosa che mh, nasce e che tu... Sei sicuro che rimarrà con te per anche l'esplorazione. Prima provi una cosa, poi ti, ti sposti, ne cerchi un'altra, è molto vicino al nostro modo di, di cercare di scrivere le storie. Quindi mh, stare a contatto con loro rinnova questa parte. E, e che poi ci interessa questo: si capisce anche che ce lo fanno notare i ragazzi, soprattutto, che nei nostri libri gli adulti non fanno mai delle gran figure non sono tanto no, non <ride> come, sono come nella sana letteratura eh, <ride> per eh, l'infanzia dove... no, ce lo dicono sempre ad... però sti adulti ma è eh, eh, so eh. così ragazzi <ride> sì oppure un'altra cosa che a cui siamo mh, molto fedeli diciamo è questo che mh, insomma noi abbiamo tre figli che ormai sono grandi però eh, insomma continuiamo a sentire magari quello che, che guardano le cose che ascoltano eccetera però ehm, non riusciamo a scrivere delle storie che rincorrano i ragazzi. No. Cioè tutto il tempo in cui noi abbiamo scritto, fatto i nostri fumetti, in realtà non siamo andati dietro a quello che in quel momento... Eh, perché saremmo comunque arrivati tardi. Sì. Sempre, sempre, tar sempre tardi. A parte perché lui mette tanto eh, tempo. C è, c è. Eh, ragazzi. <ride> ragazzi. Anche se mi fosse venuta una buona idea, <ride> la, <ride> la bruciavo <ride> facendo se fosse stata prima avrebbe, ah, sposato, una I, avrebbe una sposato una I ecco, eh, no. No, ma, parte ma, cioè, anche è fulmine alla poesia diciamo sì, no, a, a sua si, è, si ferma tutto <ride> no. no ma non sarebbe stato mh, eh, appunto per noi cioè, eh, non dicevo, era per il motivo per avere cui avere questa verità non vuol dire raccontare la verità la, la realtà in maniera, in maniera piatta oppure stare troppo eh, aderenti o fare una cronaca assolutamente mm. però un'autenticità dell'ispirazione quello sì, cioè quando abbiamo scritto le, le parole possono tutto io l'ho finito poi ho detto certo, io non rac... lavoro con non, non, non riesco a fare una sinossi finché io non ho finito non esiste cioè il libro non esiste, non so nemmeno io che, insomma, che, che strada deve prendere figuriamoci, sì. ma poi come non so scrivere le istruzioni e nel, non le so leggere, non riesco a fare una sinossi eh, però alla fine bisognava mettere qualcosa nero su bianco, ho detto ma certo una ragazzina, una casa di riposo, un anziano che non si non sa si quanto bene. è lucido, c'è il golem, l'alfabeto ebraico, ah, abbiamo detto beh certo, il è stata, adesso la vendiamo sicuramente, il cassidismo, ho detto ma chi la prende? <ride> cioè nel senso non era una storia Adolescenza così. Sì, no, assolutamente no? No, no, no. Ecco, sì. quando cioè dico avere la fi fiducia nella, nella certo. storia e anche fiducia nel, um, nei lettori vuol dire anche un po' andare all'avventura, met sicuramente mettere qualcosa eh, di autentico di noi, perché in fondo alle parole possono tutto. Io ad esempio ho messo i quaderni in cui eh, studiavo e scrivevo l'alfabeto sì. ebraico a sì. 16 anni, 17 anni perché mi ero appassionata a questa lingua in un momento in cui avevo perso totalmente la fiducia nelle parole. Quindi eh, il, la, il tassellino eh, vero c'è, poi c'è anche l'irruzione fan, del fantastico e tutto il resto, cioè, è l'unico modo con cui io eh, posso essere vicina agli adolescenti, non è andare a vedere dove, quello lo vedo e sono curiosa, le, mh, cerco di guardare tutto, e, però non è prenderli. In quel punto dove sono è sapere che loro sono lì, ma dirgli il mio, cioè far sì che queste due cose si possano toccare. Forse ci possiamo parlare, non è detto, ma forse ci possiamo parlare. Io credo che sia purtroppo, sì, sì. purtroppo sì, sì, sono girata sempre di una domanda: visto che in questo momento, fra l'altro come dire, i progetti legati alla poesia sono tantissimi nelle biblioteche. Allora, solo una battuta, perché secondo te la poesia funziona, fuori dalla cornice scolastica dei grandi poeti estinti, citando il famoso <ride> film, perché secondo te la, la poesia funziona così bene? Prima citavi la, le parole. Anche secondo me la poesia funziona bene, ehm, però ad esempio qualche anno fa eh, ero in una scuola e la professoressa mi ha detto... Ehm, incontriamo una poetessa viva. <ride> allora, forse in questa presentazione c'è anche il perché a volte la poesia non, non ha tutto quel... <ride> la dì, la <ride> cioè è, un, è un fatto di, 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 del passato, di chi è tra, trapassato addirittura, no? No, per me... Um, Credo che ci sia a volte un eccesso di mediazione con la poesia, cioè arriva che già ti hanno detto chi è il poeta, che cosa significa, quale forma ha usato, eh, che dentro ci sono delle figure retoriche, che devi, in che anno, eh, eccetera. Poi arrivi al testo che tutte queste cose. Ma lo dico io che ero appassionata anche delle, della parafrasi, della nota critica, mi piaceva sapere la, guard, mh, della poesia nelle antologie mi piaceva leggere tutto tutto, tutto e, e più volte però per tantissimi dice a zimbosca ad alcuni piace la poesia vuol dire che a tantissimi <ride> magari ancora non è, non è arrivata no e, e, e allora mh, far ehm, favorire un incontro più vicino, eh, più vicino ehm, ti fa scoprire che poi invece la poesia, per la poesia ci sarebbero davvero delle porte aperte. Io faccio questo, eh, mi sono inventata un laboratorio che è un tappeto, un tappeto blu eh, gra molto grande. Eh, ho cucito 15 tasche, dentro 15, eh, queste 15 tasche ci nascondo dei libri di poesia. Una tra 30 e 40 libri di poesia, libri di poesia illustrati per bambini, per ragazzi, per adulti, e quindi anche solo testo. E non presento nessun libro ai ragazzi, sul tappeto c'è ricamata una scritta che dice: Apri una tasca e scopri un libro di poesia, una scritta grande che dice la poesia è una sorpresa, con un occhio aperto. E I ragazzi si siedono e iniziano a tirare fuori i libri senza che nessuno glieli abbia presentati e possono iniziare un tempo di lettura, siamo sulle due ore, libera, si possono spostare, lo facciamo all'aperto, lo facciamo al chiuso, ehm, eh, si possono, le, possono leggere vicini, separati, da soli. Poi ci sono delle tasche che dicono, speciali che dicono prendi un segnalibro e mettilo, segnala una poesia che ti è piaciuta a, a chi leggerà dopo, tu lo rimetti a posto. Qualcuno può partire dalla poesia che hai segnalato tu, oppure prendi una poesia da portare a casa, e io metto le mie poesie, diritti d'autore sono a posto, sono le fotocopie delle mie. <ride> prendi una poesia da portare a casa, eh, scrivi un verso che ti è piaciuto, ci sono del, delle attività da fare proprio con, con, con le pagine che incontri lì, forse per la prima volta. E poi ci sono due attività extra, che una è attira l'attenzione, e c'è uno strumento a percussione, piccolino, no, un ovetto, eh, attira l'attenzione e leggi una poesia ad alta voce, se ti è piaciuto. Questo è un compito che si prendono in pochi, ma sì. sono sempre dei soggetti interessanti. <ride> Oppure nella tasca gemella c'è una, mh, invece... Due, o due cuscini o due sgabelli, è un'attività da fare in due, c'è cioè una benda, eh, sussurra all'orecchio di un compagno o di una compagna mentre ha bendato, sussurra un testo che ti è piaciuto, ecco allora... Mh, non si accorgono ma stanno due ore dentro, dentro, dentro la, la poesia, poesia a, fare, a fare dei piccoli giochi di, di esplorazione e funziona, funziona così tanto che solo una delle tasche è dedicata alla scrittura ma quasi tutti poi si mettono, a, si mettono a scrivere, a trascrivere un testo che gli è piaciuto oppure a, a, a scrivere qualcosa di loro eh, io credo che sì, Mh, proprio perché forse la, la poesia porta un linguaggio che Scarta un po' di lato, che ti, che ti sorprende, che, mh, eh, mh, come dice Emily Dickinson: il poeta è qualcuno che vede una, una cosa come se fosse la prima volta, e tu leggi e dici: Adesso l'ho vista anch'io. <ride> no, come mai non ci ho, ho, ho pensato prima? No? E, e in questo mh, tempo di crescita in cui tante cose in realtà sono nuove, e cerchi delle parole anche. Nuove per parlare, eh, la poesia ne aggiunge, ne aggiunge tante e che mh, sembra vadano proprio dirette, conservando però un, tutta una parte di mistero e di, e di ambiguità eh, di cui siamo noi adulti che spesso abbiamo paura o cerchiamo le istruzioni per, ehm, per, spiegarla, no? per spiegarla, invece è bella questa ombra e questo margine insomma misterioso che che la poesia lascia, va bene grazie. Ringraziamo... grazie grazie perché bene che dire ringraziamo il cuore perché è sempre ricchissimo, l'incontro con voi è, è davvero grazie ricchissimo e mm. lasciamo spazio grazie Silvia grazie Silvia grazie Antonio <ride> bene Fidati di noi, che è un po' il titolo delle, del nostro incontro, eh, quello che si chiedono anche, che chiedono anche gli editori, mi sta guardando un po' così Francesca: chiedono gli editori quando eh, pubblicano, insomma, fidate, fidatevi di noi che vi diamo delle buone storie. Per parlare, abbiamo, per parlare di, eh, di. ho dimenticato. Ah, okay. Per parlare di editori, abbiamo ovviamente di editoria, abbiamo invitato due editori, piccoli editori, eh, che però appunto lavorano molto sul, sul, con gli adolescenti, pubblicano per gli adolescenti, hanno collane per gli adolescenti. Francesca Di Martino, che dopo eh, il diploma presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino, ha lavorato, ha fatto la Holden di Torino, già questo è un, come dire, è un bel. Come dire, biglietto da visita, eh, ha lavorato in televisione come autrice, come illustratrice, perché non dimentichiamoci anche questo, e poi ha deciso di fondare la Casa Editrice Edizioni Piuma, che ha una fantastica collana. Fra, fra le altre cose, una fantastica collana di romanzi distopici. Cosa sono i romanzi distopici per gli adolescenti? Ce lo spiegherà lei. E poi Matteo Gaspari, che è direttore editoriale della collana di fumetti di ADD editore, si è occupato della curatela e dell'organizzazione di Bilbo Bull, Mica Pizzefichi, e collabora con Amelin. Eh, si è occupato di fumetto, di videogioco, insomma, gli adolescenti ne sanno tanti. A moderare l'incontro c'è Gabriella Marinaccio, che è responsabile dei servizi. Eh, di promozione alla lettura per ragazzi delle biblioteche del Comune di Milano, nonché componente anche lei come Silvia eh, e come Anna Maria della commissione. Bene, mi taccio. Buonasera a tutte e a tutti. Io comincio subito con la, come dire fare l'adulto che fa dei danni che quindi con l'adolescente va bene perché non è quello ingombrante. <ride> e quindi eh, si mette un po' sul piano di quello che che fallisce ogni tanto e anche spesso, insomma, è pronto a recuperare. Quindi ho già messo le mani avanti. <ride> Bene, eh, prima di venire qui ci siamo incontrati con Francesca e, e anche con Matteo. e Durante le nostre chiacchiere, in effetti, abbiamo eh, eviscerato qualche, <ride> qualche argomento che poi è emerso anche adesso e che appunto voleva mh, così parlare un po' anche del punto di vista di questi, di questi ragazzi, di questi adolescenti, eh, che eh, per noi bibliotecari, che siamo abituati a classificare tutto, spesso sono un po' un target di età, no? cioè sono quelli tra i 13 o 14 o 15 anni, fino ai 18, ma forse fino ai 19, forse fino ai 20, insomma, eh, siamo un po' confusi. Eh, però cerchiamo di incasellarli, poi li vogliamo, ma non li vogliamo, insomma, ne abbiamo già parlato. Ma chi sono questi giovani non, non è una cosa così scontata, cioè non, non è una massa omogenea di ragazzi tutti uguali. E di questo appunto abbiamo parlato prima con Francesca, con Matteo e io quindi invito loro a raccontare dal loro punto di vista e dal loro, eh, dal loro osservatorio, dal, dal lavoro che hanno condotto con i giovani, chi sono secondo loro questi giovani, lettori o non lettori. Tanto grazie di avermi invitato, quindi, eh, a vostro pericolo, <ride> um, io faccio molta fatica a rispondere a domande così importanti. Um, perché la mia esperienza, ovviamente, come, come detto, è un'esperienza piccola, quindi quello che posso fare oggi di utile è condividere quello che ho fatto fino adesso, e, um, e la cosa che ho fatto fino adesso è guardare ascoltare e immaginare. E, e queste cose le ho sempre tenute vicino a me perché appunto eh, da quando ho deciso di buttarmi nell'avventura un po' piratesca del, dell'editoria indipendente, ho immaginato le cose che mi piacerebbe raccontare ai ragazzi, e quindi da lì eh, io sono una grande patita della, della fantascienza, del fantastico, della distopia, tutto quello che appunto non è, non è diciamo, tra virgolette, reale. E, e, e allora ho detto: Ok, questi mondi alternativi, li chiamo un po' così, magari possono essere un paio di occhiali che posso mettere sul tavolo attraverso le storie e, e non è per quel ragazzo piuttosto che un altro ragazzo, sono semplicemente delle cose, che, delle storie che ho trovato, che ho scelto, eh, delle storie de, delle persone che le hanno scritte, che ho scelto anche loro in qualche modo, perché anche quello è importante, ho la fortuna appunto di essere così piccola ma così libera di, di confrontarmi con gli autori, con le loro storie. Ed è avvenuta questa cosa naturale che gli, gli autori che hanno pubblicato con me, tutti in qualche modo lavorano con loro, con i ragazzi che io li chiamo, se mi permettete, mini umani, perché sono mini umani, hanno già tutto di noi, che siamo adulti, semplicemente un po' più piccolo come formato. E quindi gli autori... Che hanno quelle sensibilità che abbiamo anche ascoltato prima, no? eh, raccontano con, con, con i loro occhiali no? il mondo e così li metto in mezzo. Quindi ho, ho deciso, senza preoccuparmi di, di inseguire il mainstream o piuttosto di, di inseguire quello che va di moda, semplicemente quello che piaceva a me, fatto in questo modo, con questa ricetta. Quindi io, questo posso dire che eh, non mi metto nell'ottica nell di pensare i mini umani come una massa senza forma, cioè loro hanno le loro, come appunto è venuto non voglio ripetermi, eh, hanno le loro diversità e, ed è giusto che sia così, quindi io quello che posso essere per loro è un fertilizzante perché loro sono già territorio dove faranno crescere il loro, il loro mondo e il fertilizzante che ho deciso di mettere a disposizione per loro è proprio quello della, della, del fantastico, eh, perché mh, attraverso il fantastico credo che mh, ci possano essere delle, delle ottime narrazioni eh, col, con le quali prendere le, le distanze con la realtà, perché la nostra realtà di adulti non è così bella no? a volte. Ed è buffo perché, come questa idea della, della distopia attraverso appunto la collana che ho, ho chiamato I codici, perché volevo proprio raccontare questa cosa, che ognuno di loro ha un codice, poi col proprio codice scrive, pensa, fa. E l'ho iniziata prima, no, un po' di questi scenari che abbiamo un po' vissuto: pandemia, guerra, eccetera. E, ed è buffo, perché oggi. È più reale la distopia che, che no. Forse magari è uno strumento che è una storia con, qual, con la quale possono stare i ragazzi. E così mi sto ponendo adesso io non, non so se giusto o sbagliato, non mi interessa, sto solo raccogliendo le, le storie e le sto proponendo. Quindi una cosa che mi ha, che mi ha fulminato un po'. Bene, è stata un'esperienza bellissima, durata un anno con delle classi, e dove grazie anche a Giuseppe abbiamo fatto questo esperimento dove abbiamo fatto diventare i ragazzi degli scrittori e abbiamo chiesto loro di immaginare la tua città una città distopica. E allora lì abbiamo proprio lavorato con delle carte sulla narrazione, eccetera, e quindi si sono molto divertiti a comprendere quello che c'era dietro. Ecco, questa secondo me è una cosa utile, no? che come, come in uno spettacolo teatrale, dietro c'è una scenografia. Quindi se uno immagina una, una, una scena che sembra un castello incredibile, magari dietro è fatto semplicemente con delle strutture semplici. E così anche nella narrazione. Le, le storie sono fatte con, con dei de, de canoni e quindi loro si sono divertiti a smontare le storie e a ricostruirle secondo la propria visione e, mh, e quando abbiamo no, poi letto tutti quei racconti io ero molto affascinata perché ho, ho continuato a imparare con loro e quindi mh, ok allora Posso continuare a proporre questo tipo di, di, di storie fantastiche che magari a volte sembra che un, uh, un genere come appunto quello della fantascienza o del, appunto, della distopia, eccetera, possa essere alienante rispetto a una realtà, quanto invece io penso che... Magari è uno strumento invece una, con, con il quale interrogarsi, farsi delle riflessioni, semplicemente stare bene e leggere banalmente una, una storia. Quindi no, non so rispondere a quella domanda di <ride> che gustano i ragazzi. Io semplicemente sono. Um, sicura che intercettarli eh, è proprio con quell'allenamento continuo di, di ascolto di tutto quello che si è detto oggi, quindi sono molto contenta di, di dire: Ok, allora va bene, sto nel, nella strada no, giusta. Quindi, okay. non so se sono stata utile in questo senso. Beh, direi che questa cosa si collega molto. Piuma, edizione Piuma. È una piuma che scrive, è una piuma che con una leggerezza non, non è una piuma di struzzo, è una piuma che scrive <ride> argomenti che forse, eh, dei quali i ragazzi hanno bisogno, perché questo proiettarsi eh, in un mondo altro rispetto all'estremizzazione all de, degli aspetti negativi del mondo reale, è quello che, eh, di cui parlava prima anche eh, lo psicoterapeuta, che, eh, che sposta, cioè sposta e, ehm, e quindi dà la possibilità di, di crearsi dei mondi immaginari, ma anche delle possibili vie di uscita, quindi forse accendere anche delle speranze nei ragazzi, quindi esorcizzare le paure. Ma io un filo rosso l'ho trovato anche nella, guardando il catalogo della collana di fumetti di Ad, che è curata appunto da Matteo e che lascio a lui raccontare. Sì, eh, beh, buonasera, ormai. Eh, ben trovate, ben trovati. No, eh, allora, no, noi in realtà non facciamo libri né fumetti per ragazze e per ragazzi. Grazie mille. <ride> eh, no, nel senso che avevamo una collana dedicata a, a un pubblico di giovani adulti che è poi stata riassorbita dalle, dalle altre collane eh, per diversi motivi anche proprio di mercato, cioè di, di gestibilità della... Della casa editrice, io per quel che riguarda me personalmente, eh, sono arrivato in ad attraverso tutta una serie di altre, appunto come, come si citava prima, eh, attraverso tutta una serie di altre esperienze con, con Bilbo Bull, con Amelin, con il progetto Xanadu con tutta una serie di eh, situazioni di formazione di laboratori, di labor, di laboratori con, con i ragazzi e ragazzi. Non sono, un grande, non sono un grande fan del eh, di questa netta mh, divisione che c'è tra i libri per adulti e i libri per ragazzi e per ragazzi, e, mh, che credo sia una roba che aiuta più noi, cioè una questione di marketing, insomma, cioè, mh, noi diciamo che un libro è un bellissimo libro Young Adult, così i genitori lo comprano uh, alla loro prole, o alla prole dei loro amici, così poi le, le cose si, eh, si espandono, e, mh, e però questo ha creato... uno, uno, uno Chiaramente ci sono, mh, ci sono dei pubblici di, di riferimento. Questo è parte del motivo per cui il manga da una trentina d'anni a questa parte ha il successo che ha, soprattutto in un pubblico giovane. Eh, ci sono dei pubblici di riferimento, ci sono autori e autrici che sanno meglio di altri intercettare questi, questi, questi pubblici, però c'è anche una barriera artificiale tra, eh, tra i libri per adulti e i, lib cioè, o i libri che consideriamo per adulti e i libri che consideriamo per e giovani lettrici e lettori. E, motivo per cui, per esempio, se io penso al lavoro che faccio con, con, con Ad, i fumetti che pubblichiamo che non hanno nessun tipo di etichetta: ehm, adulti, ragazzi, ragazze, bambini. Ehm, Ritrovo nel catalogo che, che curo ehm, molti titoli che io personalmente ritengo, per adulti, ma che ritengo anche adatti, adattissimi a un, um, a un pubblico più giovane, che magari ci potrà vedere delle, delle cose diverse da quelle che ci vedrà un pubblico adulto, un po' come um, dicevano Silvia e Swat prima, cioè i libri belli hanno gli strati come gli occhi e le cipolle. E... Um, e però non è che, cioè, e, e, e però non, in realtà dico questa cosa ma non ci credo nemmeno io, nel senso che eh, gli strati a, mh, suggeriscono una gerarchizzazione del, del, dell interpre, delle interpretazioni e quindi siamo abituati a pensare che si va più a fondo vuol dire che si va meglio, invece sono dei strati tipo in parallelo, in, in, in orizzontale e spesso le persone vedono cose diverse, non più o meno cose e le vedono in tanti tipi di storie diverse e credo che quello lì sia il punto cioè che bisogna noi credo che abbiamo la, il compito eh, per citare i Blues Brothers abbiamo il compito divino di eh, dare delle belle storie eh, il cui punto chiave eh, è che devono essere e dobbiamo essere noi delle storie, delle persone oneste. Mi piaceva molto quello che dicevano Silvia e, e suo altro prima. E, perché il pubblico giovane se ne accorge, cioè magari leggono delle robe che a noi non piacciono, e più probabilmente leggono delle robe che noi non capiamo. E più probabilmente ancora leggono delle robe che noi non vogliamo capire e che ci pensiamo un po' superiori di, per, per capirle e, o non abbiamo la voglia e la, e la sbatta di andarle a capire perché One Piece sono 100 milioni di mille mila numeri e, ed è molto faticoso di più di leggere un qualsiasi romanzo per, per ragazzi e, e infatti nessuno di noi qua dentro ha letto One Piece e e, mh, però dobbiamo porci con dell'onestà perché altrimenti cioè, ci sgamano questo non si fa per andare per il naso e, vedono tutti i cavalli di troia del mondo e credono alle gateway drag meno di quanto ci crediamo noi che è già molto poco, quanto meno dovrebbe esserlo per cui cioè, ci sgamano immediatamente nel momento in cui gli gettiamo questi ami con, 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 con le, cioè, ci sgamano che noi non ci crediamo per davvero che i manga sono una roba seria e che li stiamo mettendo lì come le, le bricioline di pane e ci sgamano in un sacco di altri casi, sanno benissimo che noi possiamo dire skin e fortnite e loot ma non abbiamo idea di che cosa siano i sia videogiochi, cioè ci, ci sgamano sempre, cioè sono dei mini umani non sono degli umani stupidi. Per la maggio, poi, vabbè, sarà un sacco di casistiche, immagino, eh, però ci saranno anche degli umani stupidi piccoli, come ci sono degli umani stupidi grandi, esatto. e mm, Prima si citavano dei mini, vabbè, e, mm, e per cui quello lì, cioè, quello lì era un bel invito, sia per chi scrive, sia per chi pubblica, ehm. Mm. Per tornare, scu poi, per tornare a quello che, quello che chiedevi, eh, per me quella, quel lato lì è la, la cosa importante, lo è quando scelgo i titoli da pubblicare, lo è quando scrivo i libri miei, lo è quando eh, scrivo di critica di altri libri, eh, ed è che bisogna che questi libri siano onesti, eh, perché se lo sono ti portano in, cioè, in quell'altrove che si diceva, che è il, un po' il punto di tutta la questione, e eh, ti ci portano senza, senza dare... Un valore di utilità a quell'altrove, eh, ti ci portano e basta, eh, non è che ti ci stanno portando perché è importante che tu ci arrivi, non è che ti ci stanno portando perché là ci sarà una verità che ti aiuterà moltissimo a diventare un bravo cittadino, una brava cittadina, eh, non è che perché là c'è la, la vita della tale pittrice o del tal pittore, mm, ti ci portano perché è un altrove. Sì. Eh, se lo fanno bene, se lo fanno con onestà, e quell'onestà passa attraverso il percorso di scelta, il percorso di scrittura, passa attraverso il lavoro che, che, che facciamo, che magari alle volte facciamo bene, alle volte facciamo male, siamo eh, umani più grandi di quelli piccoli, ma comunque umani. Ehm, si vede, spero. Sì, no, mi sta, stavo chiedendo quanto tempo avessimo, po'. perché eh, poco, eh, però mh, mi, mi interessava proprio anche con così, una chiusura, una. Finale, ehm, riprendere un po' questo discorso no, dell'onestà dell anche nel lavoro editoriale che eh, per noi bibliotecari si rispecchia nella qualità di un progetto e che eh, spesse volte appunto noi ci, mh, ci facciamo da mediatori, da promotori eh, proprio perché riconosciamo la qualità e quindi vogliamo mh, diffondere e divulgare il più possibile quello che secondo noi appunto, ha un valore eh, artistico e eh, eh, anche nella collana di, eh, di fantasy o comunque di distopie, di narrativa eh, come i codici ci sono anche queste pagine, c'è cioè questa grafica molto ben curata e nella, nella collana curata da Matteo c'è un'attenzione pazzesca che mh, veramente ha, ha dato ne, dal mio punto di vista per quanto eh, conoscessi la collana prima un'impronta eh, notevole nella cura grafica editoriale e quindi insomma mh, proprio con un, una battuta una chiusura finale quale può essere il ruolo dell'adulto onesto <ride> che, che però vuole eh, proporre vuole mh, cercare di Portare anche là dove ci sono queste, queste proposte di qualità. Aspetta, che mi concentro. È una domanda importante. Ehm, io penso che prima di tutto è utile l'allenamento, perché non è che uno è onesto, è come un blocco di, di un cubo, un po', no? Ogni giorno bisogna allenare la propria onestà. E, mh, perché ogni giorno c'è tutto un movimento di cose che accadono di gusti che cambiano eccetera quindi eh, l'allenamento che poi questa cosa passa attraverso la scelta della, dalla parte grafica la parte appunto autorale e, e tutto questo perché forse la cosa più importante che almeno io penso di che voglio continuare a fare con, con questo mestiere è l'allenamento al gusto, perché ritengo che eh, fantascienza, giallo, qualsiasi genere ci siano, io ho scelto la fantascienza, ok sia proprio l'allenamento al gusto, perché se io penso che il mio mini umano eh, abbia del, del buon gusto da grande, è un adulto che può scegliere, quindi il mio, il mio, come dire, il mio lavoro l'ho fatto. Ecco, quindi il, il mio gusto oggi è questo, può essere condiviso o non condiviso, dipende, poi sarà recepito o non recepito, non importa, però io oh, voglio lavorare su, su, questa, su questa strada, per cui per me credo appunto l'onestà si allena ogni giorno e quindi è proprio una cosa continua, non, non si sta fermi, ci vuole fisico, si sì, vede io ce l'ho anche. Quindi allenamento al gusto fondamentale, penso sì. Quello. Sì, no, io sono son molto d'accordo, cioè, credo che quello che facciamo, ma, anche, ma quello che facciamo non io e lei, ma un po' tutti, cioè, sì. è più un'attività un di ermeneutica che un'attività lavorativa, cioè sborda fuori <ride> dappertutto, fa parte del... E cioè, o quantomeno dovrebbe farlo, recuperando un po' quello che, che diceva Rossetti prima, cioè quella, quella distanza, cioè i figli nostri sono pochi, i figli degli altri sono un casino, e sì, sì. quella distanza lì... È, è utile, è necessaria, che non si deve trasformare in una... cioè, cioè vabbè, c'è un burrone, eh, però è, è, una, mh, è, è una distanza che possiamo, eh, che possiamo e che dovremmo sfruttare, cioè, mh, sempre con l'onestà che, che si diceva, che di nuovo ci sgamano se è, se è finta, e se è momentanea, ci sgamano sempre, ma c'è quel ruolo lì di guida che si diceva prima cioè, guida è una parola da, da recuperare però nel suo significato profondo cioè non, cioè non nella dimensione proprio piccola, materiale di, di didattica invece che di pedagogia e va ripresa proprio nel profondo e nella distanza sta un po' quella cosa lì mi taccio direi che abbiamo finito mi porto via questa Grazie. Grazie. bene. Grazie a Matteo e a Francesca. Chiedo venia per aver chiamato ADD e non ADD, AD. eh, ma oggi è come dire l'imperfezione della mia giornata: la fa da padrona. Eh, chiudiamo col botto. Eh, non ve ne andate perché sennò vi perdete qualcosa di assolutamente travolgente. Eh. Forse, abbiamo, chiudiamo col botto e eh, per chiudere col botto abbiamo pensato di invitare Paolo Zanfini che è direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana di Cesena, eh, colui che ha messo in piedi lo spazio ragazzi e adolescenti della Biblioteca Malatestiana e, e poi Luca Mandorlini dovrei citare, siccome è sempre un po' so, sopra le righe, dovrei citare Luca Mandorlini alla Biblioteca Holden di Ravenna. Cito da grande, voleva fare il pilota di aereo, poi l'archeologo, non so come, poi non so come, tra mille avventure, capite, volevo fare il, ma che lavoro faccio? Me lo chiedo ogni giorno. Già. detto, questo io mi eclisso. Vi dico solo una piccola cosa, in realtà, non cosa rimanga dico... sotto traccia. Avevo, vai, vai, vai. avevo vai, pensato. Vai. È difficile parlare, con. Avevo pensato. Ah, ah. Non... Oh scusate valentina. valentina Busso, ok ce la posso fare oggi, sono quattro e sono quattro oggi. Adesso vi spiego perché è così confuso, allora voi dovete sapere che Giuseppe ci ha raccontato che è un, Esatto, un campione nelle figure precarie e oggi in particolare è caduto e ha buttato giù tutto lo stand-up in una maniera molto divertente, che ci fossimo state noi presenti, avremmo fatto una bella foto, l'avremmo postata subito, perché avrebbe fatto... A proposito di foto di cui sei appassionato, bisogna metterle tutte, non solo quelle dove sei eh, pensieroso, dove sei profondo, dove... Una bella foto di una... <ride> comunque... Però il pezzo Valentina di Busso. glielo togliamo eh, se lo con... vuole. <ride> <ride> Valentina Busso che è bibliotecaria alla biblioteca di settimo torinese, la biblioteca Archimede e componente della commissione biblioteche e servizi per ragazzi che era il nome di mio nonno volevo solo aggiungere una piccola cosa che avevo pensato di non dire ma che l'accenno così perché poi rimanga sotto traccia l'idea che vorremmo come commissione fare un, organizzare promuovere un premio per le biblioteche dei ragazzi ma qui lo dico e qui lo nego e vi lascio Lasciamo la suspense, Lasciamo, il mistero. Allora, veniamo a noi, nel senso che veniamo ai bibliotecari e le, bibliotecari e le biblioteche, nel senso che abbiamo fatto questo percorso, l'abbiamo pensato proprio per nutrirci un po' delle esperienze dei vari professionisti con cui è necessario che facciamo rete in qualche modo, perché è da questa rete ricchissima che nascono poi le proposte che facciamo ai ragazzi e alle ragazze. Proposte calate. In, nelle nostre realtà. e Come avete visto il titolo dell'intervento era eh, fidatevi di noi, quindi sostanzialmente in questo momento arriviamo proprio al clou della situazione, nel senso che come facciamo come bibliotecari e bibliotecari a costruire questo ponte, questo a cucire la fiducia con un periodo particolare della vita, bellissimo, ricchissimo, densissimo di emozioni, di vita, di potenzialità, eh, ma ben sappiamo complesso, disordinato, rumoroso, ehm, difficile anche da, come dire, da condividere spesso e a volte con colleghi e colleghe, quindi creando con, con il resto dell'utenza è un tipo di pubblico che ci sfida e quindi in questo senso proprio vogliamo chiedere a Paolo e Luca eh, insomma come avete costruito in fondo questo legame di fiducia eh, nelle vostre biblioteche e li lascio parlare perché sono sicura che le loro esperienze saranno Uh, centrali, Sicuro. io inizierei da Luca. No, mi Vai, piace Luca, questo Paolo che... e Luca che a me ricorda Paolo? Sì, lo so, il Vangelo, Paolo e Luca. lo so, <ride> sono, siete i miei evangelisti. Quindi... Allora Vai, io ho un palinsesto è. qui, eh. io me ero preparato fino eh, lo so, anche lui, anche eh. lui si Luca. è dimenticato tutto a casa. Mi ha detto, Luca, <ride> dobbiamo essere delle, ste... delle stelle. Beh, allora intanto facciamo così a caso, Vai. a un certo punto devo parlare di statistica. Noi in dieci anni facciamo un botte risposta loro. Sono bravissime, stanno, stanno prestando anche i giochi come la collega Teodorica Ciao Teo di Lugo. Quindi, noi arriveremo in scia dalla classense di Ravenna. Eh, la sezione si chiama Olden: è la sezione ragazzi e ragazze della città. Ma siamo un passo indietro rispetto ai colleghi di Cesena e a quelli di Lugo, ma stiamo andando in scia. Poi avevo scritto: devi dire che tutti insieme faremo un bel gruppo di lavoro perché dobbiamo raggiungere gli irraggiungibili colleghi di Cavriago che pff, ormai io ho descritto di che sono in Cina con i prestiti perché loro hanno migliaia e migliaia di giochi, li prestano da anni, quindi pensate che lavoro dobbiamo fare noi per raggiungere i colleghi di Cavriago, che comunque è comunque del multiplo di Reggio Emilia e quindi è così. La questione è che io in realtà vi invito a venire a trovarci, adolescenti o no non fa differenza, nel senso che venite... Colleghi e colleghe, addetti ai lavori, scuola, venite a trovarci perché noi quest'anno festeggiamo dieci anni di sezione Olden ad Adolescenti e quindi dormiremo, balleremo, inviteremo i colleghi, insomma ce ne inventeremo un po'. C'è chi ci ha già dormito in biblioteca, per esempio, dormire in biblioteca non l'avevo scritto da nessuna parte, ma qualcuno l'ha già fatto. Anche in qualche biblioteca piccolina qui si parla di dimensioni di biblioteche, ma insomma le buone idee non hanno dimensioni, e a, mio, a mio modo di vedere, hanno anche, non, non è neanche questione di budget. L'importante è avere buone idee e metterle in pratica. E qui i bibliotecari e i bibliotecari possono fare la differenza, quindi insomma, anche questa cosa del dormire cercatela su internet ma ha funziona, funzionato tantissimo. Dormire nelle nostre biblioteche, nei musei, si sono inventate cose stupende. E hanno tirato un sacco di pubblico senza eh, dire bugie, appunto, solo mostrando la, la nostra bellezza. Ah, eh, poi do subito la palla a Paolo. Eh, L'altro giorno, una, un, una nonna, secondo me era la nonna nulla non mamma. Tenete conto che io ho fatto questa gaffa. Questa la devo raccontare assolutamente. Eh, uno sconosciuto come Alfredo Serrai è venuto in biblio alla Olden un giorno e io. L avevo scambiato perché io non mi occupo anche insomma, di tutti gli eva 2000 insomma, di, 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 dei figli dei bibliotecari e figli dei bibliotecari, insomma ho detto al ah, suo nipote io non sapevo che Alfredo avesse un ragazzino che qualche anno fa era proprio piccolino, insomma e quindi gli avevo dato de, del nonno e non del babbo quindi con un mostro sacro come Alfredo Serrai insomma quindi la mia, la mia bella figura ogni tanto l'ho fatta anch'io comunque questa, questa signora porta questo ragazzino in Biblio un po' in libertà vigilata perché lui era piccolino, cioè grande come definiamo noi, ma grande ma non grandissimo, avrà avuto 11 anni, gli dà la pacca sulla spalla e sai cosa gli ha detto? Una cosa che mi ha detto, cacchio, noi stiamo lavorando tutti quanti bene, buon divertimento, Cioè buon divertimento, va in biblioteca. Dopo ho scoperto che lui aveva un buon divertimento con una piccola clausola, cioè doveva prendere dei libri, quindi era un buon divertimento, attenzione, vogliamo vedere i libri, perché dopo è venuto il nonno, li hai presi i libri? Però insomma buon divertimento è una cosa che insomma, suona bene per iniziare il pomeriggio in biblioteca. Sì, è, è sempre un grande divertimento e giustamente Luca l'ha detto, è... ci pagano per divertirci, dai non nascondiamolo e speriamo che continui ad andare avanti la cosa. E come si fa una sezione adolescenti? Beh intanto eh, non si fa da soli. Intanto eh, non è Paolo, non è Luca, non è Valentina che fanno le sessioni per adolescenti, ma sono sempre team, sono sempre gruppi che si rinnovano continuamente e io ci credo profondamente. Io posso raccontare un attimino quello che è l'esperienza di Maratestiana. Ci siamo trovati dal 2000 al 2022, 22 anni, in una rivoluzione della biblioteca che ha avuto tempi diversi momenti diversi e poi è arrivato il momento finale in cui c'è stata la possibilità di... Sperimentare e portare nuovi, nuovi servizi, quindi la biblioteca ragazzi che rientra la sezione separata dentro la biblioteca per adulti in uno spazio dedicato ma non così lontano. Lo spazio gaming ci siamo andati tutti a Cavriago, è vero Luca? Copiare dalle belle esperienze e eh, si cresce, si cresce nella conoscenza, si cresce nel guardare le eccellenze e non fare magari gli errori che fanno altri. Perché d'altronde è funziona così, nessuno ha scritto qual è la teoria giusta per, per, per imparare. E poi si fa ascoltando i colleghi più giovani, su questo io non ho dubbi, e, mh, ho avuto un fortissimo cambio generazionale di colleghi e per me sono stati un'iniezione di, di forza e di sicurezza che non avevo. Io i manga non li leggevo, io li leggo l'altro giorno ho dovuto spiegare ad una, eh, ad una mamma che si lamentava perché abbiamo messo fuori Berserk non è il massimo della, della leggerezza io ho 150 richieste di desiderata per Berserk non posso non prenderlo <ride> devo spiegare come, come affrontarlo devo dirlo magari al, al ragazzo che non ha ancora l'età adatta del perché magari deve orientarsi su qualche cos'altro ma non posso dire no è, è, è il modo in un altro tempo aveva detto no molto semplicemente e poi il, la, la complicità io non mi intendo magari di giochi di ruolo ma mi intendo di, di giochi di società magari eh, sono più portato per uh, letture di Young Adult di determinate materie e, e la mia collega ne sa altre ecco come si fa il bibliotecario è il mistero più bello del mondo ma da solo come bibliotecario all style non funziona più e, e mi sono reso conto andando avanti che è vero, devi imparare dall'educativa di strada, come si affronta il, il ragazzo che magari è fuori, che non entra in biblioteca perché quella soglia è, è il divieto e diventa improvvisamente il modo per portarlo dentro. Lo abbocchi, sì, lo abbocchi, però dicevamo prima: non si raccontano sciocchezze, non si raccontano cose finte. Puoi abboccare, poi devi avere le spalle, le spalle solide per, per poterlo trattenere. E quindi devi avere capacità, devi studiare, devi imparare. Io ho visto che i bibliotecari che sono stati messi alla sezione Mediateca o alla sezione ragazzi più li stimoli e più danno. È vero, sono generazioni diverse. E... Ne chiacchierai con Antonella Agnoli di diverso tempo fa e fu una battuta che mi rimase in... molto impresso, era il 2001, e mi disse Paolo, e scusatemi, non voglio offendere nessuno, ma mi disse non ci può essere un sessantenne che parla con i ragazzi. È <ride> dura Lex? Sedlex. Lex. E bisogna essere su quel pezzo lì, bisogna parlare la stessa lingua e soprattutto ricordarci che siamo stati tutti adolescenti: siamo stati ribelli, buoni eh, obbedienti, siamo stati curiosi. Ecco, forse quella curiosità è il motore. Poi mi, mi taccio è il motore che porta a fare cose giuste nella, in questo movimento. Poi c'è lo spazio bello, c'è l'offerta buona. C'è il televisore per uh, videogiochi da 81 pollici anziché quello piccolino, c'è la grande collezione di manga. C'è la grande collezione di Young Adults, però ci sono il fatto di trasmettere a questi ragazzi la, la passione di fare le cose e soprattutto, e lo dico perché un, una persona di una certa età me l'ha fatto notare l'altro giorno, di non scandalizzarsi se due ragazzi adolescenti si baciano sulla porta della biblioteca. Penso sia una delle scene per il ritorno degli adolescenti in biblioteca più bella che ho visto negli ultimi tempi. Sì, a proposito di questo, secondo me anche. Luca ha qualcosa da raccontarci di un bacio in biblioteca? Me l'hai fatto vedere prima? Assolutamente, perché in biblioteca lo diciamo, H24, come dire, si fanno tante attività, passiamola pure anche come attività, ma insomma ci si, ci si innamora. Un, un mio caro amico e collega dice ci si innamora, cioè ci si, ci si mette insieme e ci si lascia con la stessa velocità con cui ci si allaccia le scarpe. Diceva così, non so se lui ha citato qualcun altro, però insomma. Si fa prestino ad allacciarsi e slacciarsi le scarpe. Ecco, questa, questa slide qui l'ho portata perché è successo questo: cioè, due ragazzi in un piccolo vicoletto creato da loro stessi. Perché nelle biblioteche nostre cioè, si muove tutto quanto, loro si muovono: si muovono i fogli che sono appesi con le loro idee, si muovono le scaffalature. Questo perché abbiamo mille attività diverse da fare ogni giorno, non ci possiamo presentare con una sala che non sia mobile e adattabile. A infinite esigenze, insomma, in un vicoletto, in questo caso creato dietro delle scaffalature di libri dove ci sono delle poltroni, c'erano due che mentre il bibliotecario o la bibliotecaria andava a rimettere a posto il libro si baciavano. Ma si baciavano, insomma. Va bene, okay. sto, sto così, però ecco, anche perché in un'altra slide avevo scritto che alcune volte io non vado, o, o chi per me non va, a risistemare i libri beccandosi un po'. Come dire, dei rimproveri il giorno dopo, dicendo: Oh, qua è tutto incasinato, tu gli dici: No, ma guarda che quella distanza che anche, eh, mi sfugge il tuo nome. Ma il buon Alberto Rossetti, di cui prima si parlava, insomma, quella distanza che va anche tenuta alcune volte. Si è parlato anche di distanze oggi, anche il bibliotecario la percepisce, e quindi magari si dedica a fare qualcos'altro, non i cavoli suoi, ma qualcos'altro, e quando arriva là trova questi due, insomma. Alla fine, mentre loro stavano andando via, qualcuno gli ha detto, oh ragazzi, guardate, facciamo così, se per caso la prossima volta in maniera molto romantica volete dare il nome a quel piccolo vicoletto dove c'è stata una cosa bella tra i libri, sentimento, affetto e tutto il resto, potete farlo. Insomma, passano i mesi, questa ragazza torna con l'amica e mi dice, ascolta, io sono venuto a fare quella, quella cosa là che mi avevi detto quel giorno, io ho detto, ma quale? Quale? Eh, quella del, di dare il nome alle parti di biblioteca ah sì allora la sua amica aveva già capito era contrariata perché perché in, in un secondo noi tre avevamo già capito io il bibliotecario e loro due che la storia era finita la storia era finita ma lei voleva metterlo sul muro adesso qui ci sono queste scritte c'è scritto la storia di un amore che ma sotto vedete in quella bella carta preziosa con dentro delle foglie tutte comprese in quella carta c'è scritto vicoletto 19 dicembre e allora, mentre, mentre eravamo lì in questa questione che aveva a che fare con le storie d'amore, cioè col massimo della letteratura reale, perché era quella che era successa qualche mese prima, lei voleva fissare quel momento in cui era stata bene con la sua amica che gli diceva: No, a te devi girare pagina, devi dimenticarlo lui. E io gli ho detto: Ok, può girare pagina. Quindi mi sono messo lì. Immaginate il giudice bibliotecario in quel momento lì era un giudice, e o anche un amico. O anche un amico o un'amica, e allora insomma, alla fine abbiamo convenuto che poi il, il vicoletto in maniera anonima poteva, e si chiama ancora tuttora Vicoletto 19 Dicembre, e, e, e l'amore continua. Bene. Bene. Abbiamo pochissimo tempo. Mm -mm. Cosa volete aggiungere in modo tale che magari se ci sono anche delle domande, visto che siamo andati sulle vostre esperienze. Eh, mi interessava eh, particolarmente il discorso che hai fatto prima delle reti Cioè, eh, da voi sono stati coinvolti anche dei professionisti diciamo in rete con voi sì e soprattutto su alcuni, alcune attività e ti rendi conto che l'appetibilità la, di questi servizi aumenta nel momento in cui li sfogo. e di conseguenza da solo non sempre sei in tempo per far tutto e per essere sempre sull'onda perché è questo, cioè devi stare al passo con un processo mentale che corre più di noi, noi inseguiamo sempre e, e questo è il nostro problema. E quindi le alleanze, le alleanze con le associazioni, i gamer che vengono a insegnare il gioco, il, banalmente l'educazione del ragazzo che al videogioco nel suo tempo insegna all'altro quali sono le regole della biblioteca e tu non, non sei il mediatore, molto spesso ti smaterializzi dalla, da, dagli ambienti. Sei un attimino, un visore da, da, da lontano, ma lasci spesso nella contaminazione gestire ad altri quello che eh, tu orchestri da, da, da dietro. Ecco. E devi riuscire ad ampliare l'offerta tal punto per cui ci sei, ma non ci sei. E purtroppo è questo, il, secondo me, l'elemento. E poi le professionalità diverse, è vero. Noi abbiamo eh, inserito... Abbiamo un servizio completamente esternalizzato per il pubblico, questo da un lato aiuta molto anche nella possibilità di un rinnovo a volte del, del personale, ma addirittura nella, eh, nel personale che si dedica alla sezione del gioco abbiamo una persona che viene integralmente non dal mondo bibliotecario <coughs> ma dal mondo del gioco e quindi è abituato a giocare e insegna nella sua attività a giocare, ha preso quelle che sono le attività di gestione della biblioteca in seconda battuta. E non è squalificante, è... Una compensazione di, eh, di, di, di ruoli, penso che sia nella mescolanza che riusciamo veramente ad essere competitivi. Ed è una competizione che se non eh, siamo bravi a gestire rischiamo sempre di perdere. L'avevamo già persa, abbiamo in questi ultimi tempi grandissime occasioni, eh, lo, lo dicevano prima: dal manga alla serie tv è un momento di, di flusso, di, di possibilità, talmente alto che se sappiamo giocare bene possiamo riportare in casa tante persone che avevamo perso, perché con il solo libro sì, avevamo il forte lettore, avevamo l'interessato, ma era quel momento di esilio per poi un, un ritorno forse in altri momenti. È cambiato il mondo, è cambiato il, il sistema, dobbiamo essere su, su, questa, su questo ruolo. Luca. Io di solito quando ci sono fiere, conveni, qualsiasi cosa, non sopporto il fatto che non ci sia spazio per le domande e okay. quindi a costo di non saper rispondere, ma potrebbe rispondere anche qualcun altro perché ci sono veramente bravi colleghe e colleghe qui, io lascerei lo spazio alle domande. Qualsiasi, okay. o noi siamo noi tre, ci proviamo. Certo. Se poi è, eh, ci rispondiamo insieme. Ci sono domande? Prego. Pronti? Sì, la tavola l'abbiamo apparecchiata così perché, come dire, è qualcosa che arriva da Ravenna, ma mi sento di dire che è a Lugo, è a Cesena, è a Cavriago. Qui c'erano delle slide che arrivano fino in Germania. Insomma, nord, sud est ovest del mondo. Già da parecchio tempo il libro c'è anche un libro, per fortuna. C'è il giovane Holden, ci sono dei giochi, ci sono delle trottole, ci sono dei personaggi della letteratura, delle parrucche, insomma ogni, ogni piccolo oggetto che è su questo tavolo in realtà non è parte di una natura morta e non fa parte di uno show, è parte di una vita pulsante che ogni giorno, ma come dire, quando si apre, quando si chiude, fa parte delle nostre biblioteche pubbliche, ripeto, a prescindere dall'età, perché le zone teenagers, dove a me viene in mente una biblioteca in Texas dove... Teenager è scritto a caratteri cubitali che si legge lontano 4 chilometri, cioè per dire: non so, i teenager siamo qua dentro e agli altri, attenzione, che loro sono là dentro. Non avvicinatevi, adesso non abbiamo tempo di farvela vedere. Però, insomma, questa è la questione. O ogni oggetto che è, che è su questo tavolo ha qualcosa da raccontare, ma questo a Ravenna, ripeto, a lugo e soprattutto si può usare insieme a chi viene, ma anche come dire chi viene può starsene anche da solo in realtà questo è un, è un punto che come dire, volevo sviscerare in, in altri dieci secondi cioè la questione non è che le nostre biblioteche sono per tutti e per tutte ma non si devono relazionare con noi eh, si può venire noi diciamo sempre anche a contare i pulviscoli che ci sono nell'aria avete presente quelli che si vedono quando c'è il sole? ecco quelli là e poi qualcosa può succedere il primo giorno, può non succedere, però l'importante è che trovino un posto sicuro in cui stanno a proprio agio, in cui non si sentono giudicati. Insomma, t -t tutte queste componenti sono infinite mille e sono anche legate ai loro oggetti e a quelli che noi gli proponiamo. Perché noi, come abbiamo detto, ci siamo e non ci siamo. Abbiamo un mantello dell'invisibilità e poi ce lo togliamo un attimo. Anche perché la fiducia è, è, è nei loro confronti, ma noi sappiamo bene che. E anche nei confronti dei genitori. E qui ci infiliamo in un discorso che le nostre Bibbie devono essere sicure, protette, belle, tutto quanto, ma anche fuori, anche fuori. È un discorso molto. E qui ci sono staff allargati, giustamente. Paolo dice, Luca, Paolo, Valentina, Giuseppe, ma tutti noi, e tutti noi in rete. E adesso nasceranno anche delle questioni, anche, anche online, che ci aiuteranno a fare il nostro lavoro, perché forse è uno di quelli più belli al mondo, sul serio. Già. Già, non ho sentito. Ah, devi fare? Vieni, vieni. però, Ci dopo sono... togliamo eh. il tempo alle domande. No, aspetta, aspetta però, non dobbiamo uscire da quella cosa lì, cioè altre domande. Cioè, gli, oggetti. gli oggetti sono, Beppe diceva del cappello. Il cappello può essere un buonissimo modo, i cappelli, per chiedere. Cioè che cos'è secondo il nostro pubblico eh, che entra in biblioteca solo vedendo proprio un cappello? che noi possiamo associare a qualsiasi tipo di funzione, anche di mettere sopra girato il cappello sappiamo che ha altre funzioni, quindi in maniera molto intima perché tu non devi aspettare qualcuno che butta il bigliettino, tu lo metti dove vuoi, in biblioteca, se è davanti a te davanti a te, se in un'altra parte di biblioteca Malatestiana, Cesena, Lugo o Cavriago non è importante, l'importante è che qualcuno scriva secondo te che cos'è la tua biblioteca se hai due cappelli, in uno ci puoi scrivere che cos'è questa biblioteca per te e nell'altro cappello se ne hai due ci scrivi che cosa questa biblioteca non è e che cosa potrebbe essere per te. Questa cosa è quotidiana, cioè tutti i giorni, non è un laboratorio, non è, cioè è una roba così, è, e noi abbiamo un riscontro continuo semplicemente con carta e penna che funzionano tantissimo, carta e penna che poi possono diventare carta e penna online sui social, sulle chat, su Scoprirete, no? su tutte le nostre piattaforme, perché hanno voglia di dirci la loro. Possiamo leggerne qualcuna, dai. Bo, sì. Se ci sono altre domande, io faccio sempre per non, okay. per non occupare. Sì, cioè, sì, ci non sono occupare. delle domande. Che puoi leggere i bigliettini? Me ne leggo due o tre poi vi lascio la parola a Silvia. È uno spazio dove posso essere totalmente me stesso, me stessa. Uh, potrebbe avere anche una piccola cucina è uno spazio senza giudizio. Giuro che ne ho letto hai ah, qua non c'è la piscina. Anche da noi a Archimede. Avevano replicato Ecco, la questi sono nel cappello piscina. dove c'è qualcosa che non è. Quindi, là è, in inglese c'è scritto: This isn't a swimming pool here <ride> non c'è, allora, la, eh, quel, la mia biblioteca è come Harry Potter, piena di misteri e ricca di storia. Già, Già. tanto è scritte in inglese. Eh? Ah, questa ah non è noiosa. Sì, perché quella parola lì era in sloveno, perché i colleghi sloveni sono passati in questi giorni prima da Classense, hanno fatto un giro e allora dopo loro, o in sloveno o in inglese, hanno lasciato la loro, la loro idea. Un, posto, un safe place per giocare senza giudizio, insomma, ritorna di nuovo questo senso di sicurezza. Che io ripeto, io non, non è Holden, cioè è, è, è biblioteca pubblica. Cioè io Tutto quello che hanno scritto qua è, sono tutte le nostre biblioteche insieme. Sì, ecco. prego quello a cui si riferiva Luca è che ci sarà, sta in progress, una piattaforma che si chiama oldenstories.it, che è nata da un progetto della biblioteca dei ragazzi di Rozzano, ma che in realtà vuole essere una piattaforma di comunità di tutta, Mi piacerebbe che diventasse di proprietà dell'AIB e di tutti i bibliotecari, è una piattaforma che, come dire, che dove è possibile inserire, scrivere attività, proposte, progetti pensieri anche dei ragazzi, veramente l'idea di fare una comunità che peraltro è geolocalizzata, per cui chiunque entra e si posiziona all'interno della, della, della piattaforma vedrà come dire, il posto dove si trova in una mappa e questo si sta, fra si sta allargando piano piano questa mappa con, con varie attività e progetti. Elisa? Allora io colgo la pal ti, ti tolgo dall'impiccio perché impiccio, impiccio e così ritorno sul mio palinsesto ma per un, per un istante Beppe, Beppe, in questo strumento, tanto siamo tutti addetti ai lavori che conoscete bene però andatevelo a riprendere a un certo punto, ma lui qui cita Holden però io ripeto allargo questa questione a tutti quanti e dice e te la giro come ricetta, come se fosse Bruno Giuseppe Barturilla Barbieri, e dice, non amo le modellizzazioni, ma se provassi a indicare un, po un possibile modello di biblioteca dedicata agli adolescenti, non me li vogliono gli altri, ma scegliere sicuramente questa biblioteca, chiamiamola, no? Dalle buone soluzioni. Uh, uno spazio redatto anche con materiale di recupero, abbiamo detto che il denaro è importante. Però possiamo fare, possiamo fare in tanti modi diversi, ce la possiamo cavare anche sempre senza dover eh, avere questioni di denaro, che comunque rimane alla base di, di tante questioni. E dice, pieno, pieno di fumetti, uh, 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 qui se mi sentisse il capo, uh, pieno, pieno di fumetti con pochi libri, ma tutti selezionati. Ha ragione Beppe, per esempio in questa biblioteca ideale non è necessario che ci sia la biblioteca di Alessandria d'Egitto. Con uh, non so quanti milioni di libri. E anche prima qui si è parlato di tutto il lavoro che si fa, eh no? di, di selezionare mh, buona parte. Di... Tenete conto che questa biblioteca può aprire anche con pochi libri, tanto dopo li si compra, li si decide, li si ordina insieme con chi viene lì. E questa è la buona soluzione: farlo con chi viene lì. Ah, anche, chiaro che noi. Abbiamo un sacco di tempo da spendere anche in mezzo ai libri, alle nostre fonti, delle più variegate, e ci appoggiamo con le nostre professionalità. Insomma, a un certo punto eh, dice una cosa incredibile qui: dice dove gli adolescenti, grazie anche alle sollecitazioni dei bibliotecari, e quindi quelle sollecitazioni che vi ho detto che ci fanno appunto venire i capelli bianchi, ce li fanno un po' cadere, eh, diventano protagonisti. E qui, nel secondo dopo, Beppe usa. Una parola incredibile che io non ho mai sentito usare per biblioteche. Dice, diventano protagonisti, anzi, proprietari. Incredibile, proprietari di quegli spazi che contribuiscono a organizzare, gestire e promuovere. Guardate che noi abbiamo fatto la tombola di Natale e i premi che avevamo messo in libri sì sono piaciuti, ma il premio più ambito di tutti... Quello che avrebbero voluto tutti era di fare il bibliotecario anche solo per un giorno. E c'è qualcuno che si è lamentato. Allora, fare il bibliotecario per un altro giorno, cioè coinvolgerli a tal punto di fargli venire quasi voglia, se vogliono, di fare quello che facciamo, che è una roba incredibile, e, e può succedere così. Insomma, loro qua, Beppe, ha usato la parola proprietari, che a un certo punto quasi siamo noi che cediamo il libro, il testimone a loro. Cioè, fanno un po' più loro, perché tanto noi ne abbiamo mille mila da fare, loro ci aiutano, è chiaro che qui dopo ci sono le regole da rispettare. Insomma, è tutta una questione di equilibri: come in ogni casa, di tutti e di tutte, che si rispetti, che sono le biblioteche pubbliche nel mondo. È quello che succede un po' nelle nostre case. Abbiamo detto in maniera un po' strana perché i nostri figli sono i nostri figli, ma lì sono i, i figli di tutti e di tutte. Quindi, sono questi equilibri che sono da mantenere. Questa, questa è la mia ricetta. Paolo. Sì, io mi collego che non deve essere un mappazzone ovviamente, la, la, certo. la, la biblioteca soprattutto per gli adolescenti e la, la chiudiamo velocemente, io farei 40-30-30, sono proprio molto matematico su questa e per me il 40 sono le persone e quindi è, è il personale, perché puoi avere pochi giochi, pochi libri, poche cose ben selezionate ma le sai vendere veramente bene e sei già e, e con le persone brave lo fai e soprattutto il 30 lo metto sugli spazi. Cioè devi avere del, dei luoghi che siano adatti al pubblico che vuoi ricevere. Non puoi pensare di avere il pubblico castigato ai tavoli, non puoi pensare di non avere il uh, divanetto dove ti sbacchi eh, come se fossi tranquillamente, o dove magari mandi a gran bell'aria un, uno spazio. E sei molto in una situazione a metà tra, um, soprattutto per i ragazzi diciamo tra gli 11 e i 16 perché dopo poi si, si prendono altre pieghe su quello che è un centro di aggregazione giovanile più che una, una biblioteca e bisogna iniziare a prendere atto e sapere che è tutto un mondo che cambia tu sposti, tu rivoluzioni e quel poco che hai lo metti in gioco spostandolo, vivacizzandolo facendo vedere quello che magari è di dietro ci sono tanti modi però le persone sono quelle che sicuramente sono il motore del tutto perché anche un gioco vecchio, un videogioco vecchio, un libro datato, raccontato in un certo modo, prende nuova vita. Posso fare una domanda? che fine ha fatto un ragazzino del bacio? È tornato in biblioteca? Non lo so. Non lo so, io so di quelle due amiche che insomma è stato un momento abbastanza delicato, eh? perché tra il girare pagina e il voler tenere anche solo... Su, la stessa pagina, però abbiamo risolto così. Bene, possiamo chiudere. Grazie a, a Paolo, a grazie a Luca, a grazie a Valentina, grazie a tutti di essere rimasti. Le mie Gav... Vabbè, innanzitutto io giuro, non, 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 ho... non c'entro niente con la lettura, non sapevo nulla, non avevo neanche visto Biblioteche Oggi Trends. Comunque ringrazio Luca. E vi invito a seguirci sul. Sul nostro, sulla pagina www.aiba.it, Commissione ragazze e ragazze dell'AIB, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Commissione Biblioteca e Servizi per ragazzi e ragazze. Le mie gaffe rimarranno negli annali, visto che ci sarà la registrazione, potete trovarla nel, nel, sul, sul sito, ma come dico sempre la bellezza è l'imperfezione. Grazie, buona serata.